al presidente della Camera Penale, Comi, così interviene lui e poi eventualmente appena sarà in grado di collegarsi, poi per i saluti interverrà il Eccolo, professore. eccolo. Adesso Ecco, no. scusate, ma oggi stavolta è stato veramente un problema tecnico, non so cosa sia successo. Era solo per un saluto affettuoso, per ringraziare innanzitutto gli illustri ospiti che hanno aderito all'iniziativa, che vede la presentazione come spunto per una discussione più ampia del bel libro di Daniele Piva, che noi annoveriamo tra i nostri più giovani studiosi, direi più giovani e promettenti studiosi, ma ormai forse più che promettente, è un solido studioso del diritto penale, e questo volume che oggi, sul quale oggi si discute, ne è ampiamente la conferma. Sono particolarmente lieto che tutto questo avvenga all'interno del dipartimento che ancora per poco ho l'onore di dirigere. E auguro davvero, scusandomi ancora per il ritardo, auguro a tutti un proficuo lavoro, ringraziando tutti gli interventori della loro disponibilità. Grazie, a presto. Io ringrazio per queste parole di saluto e benvenuto il professor Sergis, il nostro direttore di dipartimento. Passerei quindi subito la parola a Vincenzo Comi, se vuole pure lui dare dei saluti di ingresso e iniziamo insomma con i Sì. lavori del pomeriggio della sessione riguardante appunto questo bel dibattito su questo volume che è stato pubblicato. Prego. Grazie, grazie a tutti e buongiorno. I miei sono rapidissimi saluti, ma ci tengo anch'io a ringraziare Daniele, a ringraziare l'organizzazione di questo evento e mi fa molto piacere essere presente. E richiamare l'attenzione sulle qualità dell'amico Daniele Piva come avvocato, perché è un ottimo studioso, ma è anche uno stimato avvocato del Foro Romano e ci fa molto piacere aver aderito come associazione degli avvocati penalisti a questa iniziativa e devo dire non vedo l'ora adesso di ascoltare perché il tema è particolarmente interessante e ha delle ricadute molto importanti nell'esercizio quotidiano della nostra professione. E mi fa piacere condividere questa iniziativa perché uno degli obiettivi e dell'impegno dell'Associazione dei Penalisti Romani è quella di approfondire la formazione, l'aggiornamento professionale anche e soprattutto attraverso una sinergia con l'università. Questa è una delle prime occasioni di confronto, ma ho già anticipato a Daniele il desiderio e l'impegno di proseguire in queste iniziative di coinvolgimento di diverse professioni ed estrazioni che certamente rendono più proficua la formazione dell'avvocato penalista e con la conseguenza che consentono di sviluppare un ceto di avvocati preparati e con la schiena dritta perché così possono realisticamente assicurare i diritti delle persone, dei loro assistiti coinvolti nel processo. Ringrazio tutti, un saluto a tutti e buon lavoro e sono qui ad ascoltare. Grazie, grazie, grazie al Presidente della Camera Penale. Dunque, io voglio dire a tutti i relatori, trattandosi insomma di un parterre piuttosto ricco, di cercare di contenere i loro interventi in un numero limitato di minuti. Io cercherò di evitare di dover stare a togliere la parola. Mi rimetto un po' al self-restraint di ciascuno di noi, e cercando insomma, di limitare a 10 minuti, un quarto d'ora ciascuno intervento. E ora veniamo un po' più al tema. Io tanto sono contento che questo volume è stato pubblicato in una collana che è un'iniziativa che avevamo preso insieme ad alcuni colleghi, alcuni dei quali sono oggi presenti, cioè il collega Massimo Tonini e anche Marco Pelissero.
Non ha potuto partecipare per dei precedenti impegni anche il quarto direttore di questa collana, cioè il professor Sergio Seminara, che è il presidente dell'Associazione dei professori di diritto penale, il quale aveva un precedente impegno, ma che manda il suo saluto e che auspica naturalmente che questa giornata di riflessione su un tema che è stato oggetto di una pubblicazione dentro la collana che dirigiamo possa avere il maggior successo. Da questo punto di vista, quindi, come anticipavo prima, io cercherei di seguire una linea che riguarda insomma la partecipazione attraverso i relatori che vengono chiamati in ordine rigorosamente alfabetico, e inizierei a coinvolgere il collega il professor Roberto Bartoli, che è ordinario di diritto penale dell'Università di Firenze, che ha scritto una recensione su Sistema Penale, una rivista online piuttosto affermata a suo tempo sul volume di Daniele. Tema che a me interessa molto perché è un tema di forte attualità, come è stato già in parte sottolineato, che taglia trasversalmente tutta la parte già del diritto penale e si occupa di varie questioni che riguardano le cause di giustificazione, in particolar modo la difesa legittima, l'eccesso in difesa legittima, tocca questioni attinenti anche alla inesigibilità del comportamento, alle reazioni da shock emotive che ciascun soggetto può avere di fronte a delle situazioni di shock che lo portano poi a compiere atti penalmente rilevanti e su cui è difficile riuscire a dare una valutazione equilibrata. Per finire, Daniele Piva si è anche occupato della questione su un tema che mi fa piacere che possa essere affrontato ex professo, che è quello della questione della precolpevolezza, con un giudizio preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di colpevolezza, su cui in passato proprio il collega Roberto Bartoli, nonché il suo maestro, il professor Palazzo, anche nel manuale di recente si sono intrattenuti. Tema poi anche molto interessante è quello connaturato a questa tematica, cioè la presa in considerazione delle componenti impulsive della condotta ai fini della dosimetria della pena. Anche su questo tema mi piacerebbe insomma sentire qualcuno che possa approfondire. Quindi io lascerei subito la parola al professor Bartoli, quale farà il suo intervento su queste tematiche di cui ho parlato. Prego Roberto, grazie per aver fatto di grazie parlare. Grazie a te Enrico, e io entrerei subito nel merito, considerato appunto davvero il numero degli autorevolissimi interventori. Io farò due considerazioni, una considerazione a carattere più generale e una considerazione a carattere più tecnico. La considerazione a carattere generale, in termini direi problematici, è quasi una considerazione di tipo antropologico, cioè questo libro ci interroga su che cosa si debba intendere per il destinatario del diritto penale. Qual è il destinatario del diritto penale? E noi ci troviamo costantemente chiusi in una alternativa molto stretta. Da un lato abbiamo l'uomo astratto, un modello, direi l'idea di uomo, forse addirittura la finzione di uomo, e poi vedremo anche in termini tecnici in cosa si esprime tutto questo, ma dall'altro lato abbiamo l'uomo in carne ed ossa, che la nostra Costituzione definisce con la grande espressione la persona, il personalismo. Beh, questo libro ci invita a guardare alla persona, ponendosi poi all'interno della persona la grande alternativa tra guardare addirittura a una concretezza totale, un immergersi talmente completo, direi nei meandri psicologici, finendo quasi per un determinismo che sarebbe altamente problematico,
oppure guardare appunto alla persona, ma sempre anche da una prospettiva in qualche modo responsabilizzante, in qualche modo di chiamarla alle proprie responsabilità laddove può dominare. E vengo alla considerazione un po' più tecnica, proprio a grandi balzi. Se noi guardiamo la disciplina soprattutto dell'imputabilità del nostro codice penale, è una disciplina che alla fin fine noi la possiamo distinguere in due grandi parti. Da un lato ciò che esclude la capacità di intendere di volere, quindi l'imputabilità, che nel codice era legata all'infermità, alla malattia, oltretutto intesa in senso organico, intesa in senso, diremmo oggi, psichiatrico. Dall'altro lato c'era tutto ciò che non rileva. Stati emotivi e passionali non rilevano, lo stato di ubriachezza o intossicazione non rileva, e sappiamo quanto questa irrilevanza costituisca un'enorme finzione. È vero anche che questo modello è entrato in crisi, progressivamente è entrato in crisi, si è aperto il concetto di malattia, non più solo organica, non più soltanto psichiatrica, ma anche, se Dio vuole, i disturbi della personalità. Insomma, c'è stata una trasformazione, un certo apertura agli stati emotivi e passionali, un'apertura, una consapevolezza della finzione della disciplina che nega qualsiasi rilevanza a ubriachezza o stati da utilizzo di stupefacenti. Quello che emerge, e che poi sono gli aspetti che sono rilevanti di questo volume, è che in buona sostanza oggi possiamo distinguere tra fattori non dominabili e fattori che invece sono dominabili. Cioè si sta sempre più attribuendo rilevanza a tutta una serie di fattori che possono escludere la capacità di intendere e di volere, ma che potevano essere in qualche modo dominati. Allora, questo nuovo scenario apre a due problemi che sono poi problemi affrontati da Piva. Il primo problema: se noi allarghiamo le ipotesi di incapacità di intendere di volere che escludono l'imputabilità a fattori che sono in qualche modo dominabili in una fase precedente, noi dobbiamo aprire la nostra riflessione alla precolpevolezza, ad una fase precedente al momento di commissione del fatto in incapacità, fase precedente dove l'uomo poteva in qualche modo dominare. E questo consentirebbe forse un equilibrio di tutte le esigenze di vario tenore che in penale purtroppo abbiamo. La seconda riflessione che mi induce questo volume è che se noi diamo rilievo agli stati emotivi e passionali, e io credo che si debba dare rilievo agli stati emotivi e passionali, io ho l'impressione che la giusta collocazione non sia tanto l'imputabilità, quanto piuttosto le scusanti. Io apro molto al profilo delle scusanti, cioè alla capacità di tipizzare situazioni oggettive che siano in qualche modo indicative di condizioni, di stati, dall'eccesso, dalla paura da eccesso colposo, dalle dinamiche relazionali, la problematicissima realtà delle problematiche relazionali, dove appunto dare rilievo a queste condizioni, a queste situazioni. Anche perché, e chiudo, dove negli stati diversi da noi, penso soprattutto alla Germania, si tende a dare rilievo agli stati emotivi e passionali, in realtà gli si dà rilievo tramite alla fin fine delle scusanti,
che sono forse giudizialmente individuate, quei famosi indici che possono essere utilizzati dalla stessa, dallo stesso giudice, e quindi sono in realtà delle scriminanti, delle scusanti che indicano delle condizioni oggettive che appunto poi consentono di dare rilievo a queste situazioni impulsive, compulsive, che alla fin fine dominano, alterano il procedimento motivazionale. Io penso che questo settore della colpevolezza sia un settore davvero che necessita di grande riflessione. Questo libro dà un forte contributo ad aprire a questa riflessione. L'idea è quella sempre più di personalizzare la responsabilità, umanizzare il dipendente. E quindi, grazie. Dunque, chiederei a coloro che non parlano di silenziare, perché altrimenti ci sono tutta una serie di rumori di fondo che di silenziare i microfoni che un po' disturbano l'ascolto di quando il relatore sta parlando. Ringrazio molto Roberto Bartoli, mi pare che già cominciamo a mettere a fuoco alcuni aspetti salienti della questione che riguardano insomma la categoria delle scusanti all'interno della più ampia riflessione sulla colpevolezza, del profilo relativo alla precolpevolezza. Temi che devo dire sono di recente molto ben tratteggiati in una serie di iniziative culturali che sono state prese da una rivista online che si occupa molto specialmente dei rapporti che intercorrono tra criminologia e diritto penale e tutte le dinamiche che concernono anche il comportamento umano che sia penalmente rilevante, e quindi ho il piacere insomma di avere tra i nostri relatori il professor Fabio Basile, ordinario di diritto penale dell'Università Statale di Milano, il quale è uno dei condirettori di questa rivista, sia Diritto Penale e Uomo, la quale ha di recente poi pubblicato la prefazione al volume scritto da Daniele Piva, che è stata fatta dal professor Palazzo, è stata ripubblicata sulla rivista e poi sentiremo il professor Palazzo anche, e che è stato anche autore di un'intervista pubblicata sempre dentro a questa rivista al professor Cacciari su dinamiche che riguardano appunto i comportamenti e la loro rilevanza umana e la loro rilevanza penale. Quindi su queste diciamo premesse io passo subito la parola al collega Fabio Basile, lo ringrazio per aver partecipato anche a lui a questo dibattito su questo tema. Sono io molto grato a voi per l'organizzazione di questo incontro e per la preziosa occasione di incontrare, sia pur a distanza, molti colleghi con cui mi legano relazioni di affetto e stima. Appoggio la mia relazione alla condivisione dello schermo, che mi aiuterà a fissare alcuni punti della mia breve relazione. Per il commissario Maigret, la Corte d'Assise rappresentava da sempre la parte più ingrata, più noiosa del suo lavoro, e ogni volta che si trovava lì lo afferrava la stessa angoscia. Era come se in quella sede tutto venisse falsato, non per colpa dei giudici, dei giurati o dei testimoni, ma perché degli esseri umani venivano, per così dire, riassunti in poche frasi, in poche sentenze. Davanti al giudice, pensava Maigret, il caso è tratteggiato a grandi linee. I personaggi sono solo abbozzi, se non caricature. Come spesso accade, la letteratura sa esprimere limpidamente ciò che la scienza fatica a dimostrare in termini chiari. In questo caso, la complessità, la poliedricità, il sviluppo di emozioni, passioni, sentimenti e scelte razionali che conducono un uomo a commettere un reato, quando entrano in aula giudiziaria, si riducono a un abbozzo, se non a una caricatura. Perché questo avviene? Forse tra i tanti motivi, perché il diritto penale illuministico
aspirava a fornire una risposta razionale ad un reo considerato quale soggetto razionale, un soggetto libero, capace di intendere e di volere, dal quale si pretendeva il controllo delle emozioni, un soggetto autore di atti consci e in quanto tale motivabile attraverso la norma penale, rimproverabile e sensibile alla pena, minacciata e inflitta. Il codice penale Rocco si allinea a questo paradigma illuministico che, per usare la terminologia del criminologo Lawrence Sherman, fornisce una risposta razionale ad un delinquente ritenuto razionale. Il codice Rocco appunto si allinea a questo paradigma perlomeno nella misura in cui esso risulta funzionale a soddisfare le esigenze prioritariamente perseguite dal legislatore fascista di prevenzione generale, di assicurare la tenuta del sistema senza cedimenti indulgenzialistici. È proprio figlia di questo atteggiamento la formulazione dell'articolo 90 del Codice Penale, norma di ottuso sbarramento, come scrive il professor Palazzo, norma che cerca di tenere fuori dalle aule giudiziarie il crogiuolo di sentimenti, passioni, emozioni che in taluni casi porta alla realizzazione del reato e che trovava il suo pendant processuale nel divieto di perizie sulla personalità dell'imputato, divieto già presente nel codice di procedura penale del 1903. E però il paradigma illuministico non era sostenibile nella sua, non poteva essere seguito con coerenza fino in fondo. Come oggi è stato infatti messo in luce dalla psicologia, dalla psichiatria e da ultimo dalle neuroscienze, le emozioni svolgono un ruolo motivazionale per il comportamento umano. Mente e corpo, componente razionale e componente emotiva, non sono contrapposte, come vorrebbe la vulgata pseudo-cartesiana, ma sono tra di loro strettamente interdipendenti. Anzi, come ricordatoci di recente da Massimo Cacciari, ogni azione conscia è solo la punta dell'iceberg di un immenso inconscio. E così già lo stesso legislatore fascista, che cacciava dalla porta la gelosia, l'ira e le altre emozioni tramite l'articolo 90, poi in realtà apriva loro la finestra, più o meno maldestramente, con la previsione dei delitti per causa d'onore, con l'attenuante della provocazione elevata a rango di scusante nei delitti di diffamazione e ingiuria, con l'attenuante della suggestione della folla in tumulto e con alcune norme relative all'affectio parentalis. E nei decenni successivi le emozioni cominciano ad affiorare anche nelle decisioni giudiziarie. Prima in sede di commisurazione della pena, trovando agevole ricettacolo nei criteri onnicomprensivi, per non dire onnivori, dell'articolo 133. Poi anche per il tramite della concessione delle attenuanti generiche dell'articolo 62 bis. Infine, lungo il solco tracciato dalla sentenza Raso, laddove l'emozione supera la linea di confine tra impulsivo e compulsivo, laddove si passa quindi dalla tempesta di gelosia, caso di Riccione, al delirio di gelosia, caso di Brescia, tra gli stati di mente che escludono o scemano grandemente la capacità di intendere e di volere, trova riconoscimento anche la gelosia. Gelosia, tra l'altro, da me qui richiamata solo quale ipotesi esemplificativa di un catalogo ben più ampio e frastagliato di emozioni. Ma su questa strada del riconoscimento della rilevanza delle emozioni si è da ultimo risolutamente incamminato anche lo stesso legislatore penale, che ha ad esempio introdotto una nuova serie di delitti contro il sentimento, segnatamente il sentimento per gli animali, che ha elevato il perdurante grave stato d'ansia o di paura nel delitto di stalking come elemento costitutivo di tale delitto, e che ha valorizzato il grave turbamento nell'eccesso colposo scusante nella legittima difesa domiciliare. Ma il legislatore si è spinto anche ben oltre su questa strada, in un'autentica deriva verso risposte irrazionali, emotive al delitto. Insomma,
Il legislatore ha seguito, per dirla con le parole di Didier Fassin, la passione contemporanea del punire. Una passione che ha prodotto reati come l'omicidio stradale o lo sfregio al viso, che ha portato a smodati, continui aumenti sanzionatori, come è avvenuto nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, nel furto in abitazione, nel reato di associazione mafiosa, nel reato di scambio elettorale, politico e mafioso. Infine, una passione che ha assecondato paure collettive di origine massmediale, come è avvenuto con l'introduzione della legittima difesa rafforzata o con la mancata depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina. Insomma, parafrasando il titolo del nostro convegno, sono ormai innumerevoli gli esempi delle componenti impulsive della legislazione penale. Si è così prodotta una torsione del paradigma illuministico della risposta razionale ad un delinquente ritenuto razionale, al punto che forse siamo già passati all'opposto paradigma della risposta emotiva ad un delinquente ritenuto razionale. Per contro, il dialogo tra saperi empirici e normativi, l'apertura del diritto penale ad una dimensione transdisciplinare verso le scienze umane, secondo il modello di una scienza penale integrata già tratteggiata oltre un secolo fa da von Liszt, e il connubio tra scienze umane e scienze dure che le neuroscienze intanto stanno celebrando, forse potrebbero preparare il terreno per un auspicabile nuovo paradigma del diritto penale. Un diritto penale che sia finalmente in grado di fornire una risposta razionale ad un delinquente ritenuto emotivo. Un diritto penale che, consapevole di avere davanti a sé un soggetto intriso di emozioni, di inconscio, di passioni, fornisce tuttavia risposte, per usare una bella espressione dell'ultimo libro del professor Paliero, in termini di razionalità sociale. Un diritto penale non vendicativo, non simbolico, non passionale, ma ispirato a riscontri empirici, a obiettivi di effettività, a valutazioni economiche di costi-benefici. In un ripensamento complessivo dei delitti e delle pene potrà allora farsi spazio adeguato anche ad un arricchimento umanistico delle categorie centrali del diritto penale, affinché le stesse diano giusto rilievo anche alle emozioni, alle componenti impulsive della condotta, e non solo in sede di scelte primarie di incriminazione, non solo in sede di commisurazione della pena, ma anche, se non soprattutto, in sede di individuazione del catalogo delle pene e delle modalità esecutive delle stesse. Perché se l'emozione ha influito sulla commissione del reato, dell'emozione occorrerà tener conto anche in fase di inflizione e di esecuzione della pena. Ho iniziato con una citazione letteraria. Consentitemi di chiudere ora con una citazione musicale. Ebbene, l'auspicio è che grazie ad un progresso della riflessione scientifica, progresso quindi indubbiamente il bel libro di Daniele Piva contribuisce, forse in un prossimo futuro quel capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, emozioni, cantato da Lucio Battisti, potrà finalmente essere convertito all'interno del sistema penale in un capisco le emozioni e fornisco risposte razionali alle stesse. Grazie per il vostro ascolto. Bene, molto bene. Io ringrazio Fabio per questo suo molto suggestivo intervento che veramente ha messo a fuoco tutti i vari aspetti della tematica che stiamo trattando.
ha lanciato tutta una serie di suggestioni e questo naturalmente diventa pure un assist importante per il professor Coppi che segue diciamo l'intervento del collega Basile che non ha certamente bisogno della mia presentazione, professore emerito di diritto penale dell'Università della Sapienza di Roma, avvocato penalista di grande fama, insomma io penso di dovergli solamente passare la parola e dire quali sono le sue riflessioni su questo tema, ringraziandolo naturalmente per aver voluto partecipare a questa nostra iniziativa odierna. Dunque, io cercherò soprattutto di fare riferimento alla mia attività pratica, con naturalmente tenendo conto appunto di quelli che sono gli stimoli che provengono dal libro di Piva, perché se sono certamente fuori di discussione tutte le considerazioni di altissimo livello che sono state fino a questo momento rappresentate, il libro ha poi un'importanza anche notevole per i pratici, per noi che tutti i giorni ci battiamo nelle aule di giustizia, perché vorremmo che fossero puniti non solo soltanto coloro che hanno effettivamente commesso un illecito, ma vorremmo anche che la sanzione fosse adeguata alla gravità obiettiva del fatto, ma soprattutto alla colpevolezza del soggetto, intendendo per colpevolezza soprattutto il rimprovero per aver agito contro il dettato o per non aver agito conformemente al dettato, mentre era esigibile da parte, mi pare che questo sia il punto più importante, mentre era esigibile da parte del soggetto agente, come diciamo in gergo, un comportamento conforme invece alla norma, conforme al dettato, quindi una sanzione che sia correlata alla esigibilità del comportamento conforme alla norma. Sotto questo punto di vista vi è fatto appunto di chiederci quanto incidono sulla esigibilità gli stati emotivi e passionali, gli impulsi, le componenti impulsive della condotta, sulle situazioni nelle quali si possono trovare di volta in volta gli autori di fatti illeciti. E naturalmente a questo punto poi il problema che si pone è se questo rapporto si ponga con l'imputabilità o con qualche altro profilo dell'illecito penale. E qui non posso non ricordare la mia esperienza personale in tempi in cui non si parlava certamente di componenti impulsive della condotta, ma in tempi nei quali però il problema esisteva ugualmente. Ricordo in particolare rapidamente due casi. Uno fu quello di un genitore a cui nacque un bambino, era il tempo in cui le donne in stato di gravidanza facevano abuso del famoso talidomide, con conseguenze disastrose sui bambini che nascevano, che presentavano le deformità le più tragiche. E questo genitore a cui capitò la sventura della nascita di questo bambino, di notte, mentre la sorveglianza si era un po' attenuata nell'ospedale, prese il bambino che si trovava oltretutto in quel momento neanche in culla, ma proprio era conservato naturalmente per aiutare la respirazione e via dicendo, in quegli scatoloni ben chiusi e ben conservati, riuscì ad aprire questo strumento, portare via il bambino, girò per tutta la notte come un disperato con questo bambino in braccio per Roma, fino a quando non lo lasciò cadere da un ponte nel Tevere. E un caso più o meno analogo con quello di una signora che si era dedicata per tutta la vita ad una figlia che presentava degli handicap e che avrebbe dovuto ricoverarsi in ospedale per un certo periodo di tempo e che all'idea di dover quindi lasciare questa figlia, peraltro accudita anche dagli altri familiari con grande amorevolezza, all'idea di doverla lasciare pensò bene di tentare di uccidersi e di naturalmente sopprimere anche la figlia aprendo il gas di casa. Per fortuna il marito e l'altra figlia sopraggiunsero in tempo, ebbero l'accortezza di non accendere luci eccetera, spalancarono le finestre, si salvarono tanto la mamma quanto la figlia, ma la mamma evidentemente venne messa sotto processo per tentato omicidio. Ebbene, in tutti e due questi casi il giudice non voleva condannare, ripugnava il giudice la condanna,
ma non sapeva che strada battere, perché in quel momento sembrava che l'unica strada possibile fosse quella della mancanza di imputabilità, ma riconoscere in questo caso un proscioglimento per mancanza di imputabilità comportava poi l'applicazione di misure di sicurezza. E così, ragionando piano piano, piano piano, ci si è chiesti se in realtà queste situazioni non incidevano direttamente sulla coscienza e sulla volontà della condotta. E quindi, giungendo ad escludere in questo caso quella che Antolisei chiamerebbe la suitas, in questo caso si riuscì ad escludere naturalmente un giudizio di colpevolezza e nello stesso tempo a non applicare quelle misure di sicurezza che si sarebbero dovute applicare se si fosse ragionato, come a quell'epoca sembrava la cosa più ovvia, in termini di imputabilità. E tutto questo, il libro di Piva mi ha fatto tornare alla mente e mi sono appunto chiesto se la strada, una delle tante strade che potrebbero essere esplorate, approfondite, eccetera, non sia proprio il problema, lo studiare il rapporto che queste componenti impulsive, eccetera, possono avere con la suitas della condotta, cioè proprio con la coscienza del proprio agire in quel momento, con la volontà dell'agire in quel particolare momento. Certamente situazioni come quelle che ho descritto autorizzerebbero a pensare che in quel momento si agisca quasi come degli automi, senza avere neppure consapevolezza di quel che effettivamente si fa. È una strada indubbiamente molto suggestiva, rispetto alla quale il libro di Piva fornisce delle stimolanti indicazioni, specialmente poi per quelle che sono le sue considerazioni verso un orientamento di valutazione della precolpevolezza e quant'altro poi egli ha aggiunto su questo tema. Le ricadute poi in tema di pena sono fin troppo ovvie. La preoccupazione di un pratico è se tutto questo si riesca poi però a fare in un tribunale o con i tribunali di cui adesso abbiamo e che lavorano, per carità, non è colpa di nessuno se ci sono 53.000 ricorsi all'anno in Corte di Cassazione, ma certo il lavoro del tribunale è un lavoro che non facilita valutazioni di questo genere, che comunque richiedono certamente molta cura, molta attenzione e la valutazione anche di particolari che molto spesso in tribunale finiscono per essere travolti dalla necessità di chiudere in qualche modo il discorso. Io ho visto che tra i partecipanti c'è il presidente Fidelbo e beh, lui sa benissimo che cosa intendo dire quando dico che noi avvocati ormai parliamo soltanto con un occhio rivolto al codice quando lo guardiamo e dall'altra parte l'orologio, perché la sollecitazione è sempre quella a chiudere, a chiudere, a chiudere, a chiudere, mentre invece indagini di questo genere evidentemente richiederebbero approfondimenti, valutazioni molto raffinate e quindi naturalmente questo discorso si inserisce poi in un discorso più generale di revisione un po' del come vanno le cose della giustizia. Grazie, ringrazio molto il professor Coppi della sua testimonianza e di aver riportato poi con così con questo grado di precisione il problema anche su un versante di questioni insomma, molto delicate che poi riguardano, investono anche il potere discrezionale del giudice circa la valutazione in sede giudiziale di queste componenti che sono così difficili da inquadrare già da un punto di vista teorico astratto. E quindi lo ringrazio ancora per questo tipo di indicazioni che ci ha voluto dare. Ora, sempre seguendo l'ordine che ci siamo dati, passerei la parola al collega professor Massimo Donini, che è attualmente ordinario di diritto penale all'Università di Roma, La Sapienza, e come dicevo all'inizio, uno dei condirettori della collana che dirigiamo, Diritto penale in evoluzione, dove il volume di Piva ha trovato posto. Io gli passo
molto volentieri la parola, perché in vario modo lui, più tempi, attraverso una serie piuttosto nutrita di contributi scientifici, ha da più punti di vista preso in considerazione i profili che abbiamo fino adesso trattato, e quindi io gli passerei immediatamente la parola per una sua riflessione sul punto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono lieto di svolgere qualche breve riflessione su questo studio, che si colloca in una dimensione culturale sicuramente nuova rispetto a un non lontano passato. Se io penso soltanto una trentina d'anni fa, affrontare i temi della colpevolezza, intesa come analisi e valutazione della normalità del processo motivazionale e valutazione comunque del fatto alla luce di questa normalità del processo motivazionale, fosse qualcosa di, come categoria generale, ecco, abbastanza ancora ostico per la cultura penalistica italiana, che tradizionalmente era improntata a un'impostazione oggettivistica. L'oggettivismo non soltanto inteso come tutela dei beni, ma ho inteso anche proprio come distanza dalla persona, dall'interna, ecco, della persona, dovuto sicuramente a ragioni e a preoccupazioni anche di garantismo, anche garantistiche. La preoccupazione di quanto possa sfuggire, ecco, di diventare arbitrario il giudizio relativo alla ad aspetti psicologici veramente praticamente quasi solo d'assise o comunque legati a certi processi secondo certe impostazioni. Ecco, il divieto dell'apparizia psicologica, su cui si sofferma più volte anche il libro di Daniele Piva, è un punto centrale di questa cultura, e quindi niente elementi soggettivi delle cause di giustificazione, imputazione quindi del tutto oggettiva delle scriminanti, difficoltà di costruire le scusanti, grande difficoltà di dare uno spazio teorico, ma poi anche pratico e culturale a questa categoria, e quindi è stata un'operazione inizialmente, devo dire, un po' di importazione culturale, perché la nostra cultura era tendenzialmente oggettivistica. Il processo non aiuta in questo senso, lo ha ricordato giustamente il professor Coppi poco fa, perché devo dire, il processo è, noi siamo già contenti se si accerta il fatto e poi se si accertano il dolo o la colpa, ma qui siamo oltre naturalmente, stiamo parlando di livelli successivi. E quindi la situazione processuale è ancora oggi, non 30, 40, 50 anni fa, in cui la situazione magari anche in un processo a base inquisitoria poteva essere più favorevole per questo tipo di analisi, invece è, da questo punto di vista è peggiorata, è sicuramente peggiorata. Ora, il libro di Daniele Piva entra in questa nuova cultura, però che da 30 anni è stata arata da tanti studi. Ringrazio di aver ricordato alcuni miei contributi, ma ce ne sono stati tantissimi effettivamente, quindi non avrebbe potuto essere scritto 30 anni fa, ma oggi sì, perché si è preparato, devo dire, una cultura penalistica, almeno a livello dottrinale, ma non soltanto dottrinale, diversa. Oggi è possibile costruire, sia pure per ragioni discutibili e discusse, ecco, l'eccesso colposo nella legittima difesa, almeno domiciliare, facendo riferimento a dei parametri, no, più soggettivistici. Oggi, dopo, anche se l'affermazione delle scusanti nel processo è quella che è, quante sono le applicazioni, no, della inevitabilità dell'ignoranza della legge penale? Quante sono le applicazioni del tutto oggettivistiche in realtà di questa scusante? Ecco, però ecco, questo libro si inserisce in una, devo dire, cultura della, da un lato, della colpevolezza come personalizzazione del giudizio e dall'altro della normalizzazione della responsabilità penale.
Perché normalizzazione? Perché è possibile culturalmente e tecnicamente, attraverso una serie di istituti, arrivare a un giudizio di non responsabilità, che però è di non colpevolezza, passando attraverso degli step che sono compatibili con un soggetto normale, non con un soggetto che non è capace di intendere e di volere, no, che è assolutamente capace di intendere e di volere, tuttavia è in una situazione di anomalia. Anomalia motivazionale che qui viene analizzata in tre step, prima la distinzione e la differenza o meno, più o meno forte rispetto a un reasonable man, rispetto a un criterio di normalità del soggetto, poi una situazione di esigibilità e inesigibilità collegata proprio alla precolpevolezza, cioè a un momento antecedente al fatto tipico e doloso colposo, e poi anche un momento di causalità. In che misura, diciamo, questa situazione anomala ha inciso effettivamente sul comportamento? Perché certo, se si fosse in una situazione di incapacità piena di intendere e di volere, sappiamo che anche il nostro codice fa riferimento alla incapacità al momento del fatto, senza un collegamento strettamente causale con il fatto. Invece, nelle situazioni diciamo di inesigibilità, nelle situazioni di non colpevolezza, il collegamento causale viene effettivamente valorizzato dal libro di Daniele Pive, quindi questo momento diventa molto importante. Ora, io devo dire che è inevitabile che il riferimento sia, io non so quante volte compare il termine rimproverabilità, rimprovero nel libro. La cultura della colpevolezza tradizionalmente importata in questo senso sia dal common law, perché sono pieni di blame i contributi di common law americani, inglesi, e sia dalla Germania, il Schuldvorwurf. Ecco, è una cultura del rimprovero. Però devo dire che anche se il termine compare tantissimo, cultura che io trovo la più odiosa del diritto pubblico, e del rimprovero inteso non come semplicemente inesigibilità, questo è già da un contributo, un contenuto un po' più laico effettivamente, ma è un rimprovero che rischia di andare, diciamo, a un giudizio sulla persona. E questo è un rischio del processo, perché la colpevolezza a rimprovero è la retribuzione, oppure è una colpevolezza d'autore. Ma io non penso che questa sia la direzione, non è la direzione di questo libro, perché fondamentalmente è costruito su ipotesi scusanti, che sono una cosa diversa, questo lo ricordava anche Bartoli prima, sono una cosa diversa, nel senso che le ipotesi di non colpevolezza, di non rimproverabilità a cui si fa riferimento, che riguardino l'eccesso colposo, che riguardino anche il dolo eventuale, che riguardino il rapporto fra dolo eventuale e colpa con previsione, che riguardino l'articolo 90 e quindi gli stati emotivi passionali, che riguardino la doppia misura della cosiddetta doppia misura della colpa, fanno riferimento pressoché la maggior parte, quasi tutte, a situazioni di esclusione di un addebito soggettivo o di un addebito soggettivo maggiore anziché minore rispetto a che so per esempio il rapporto dolo eventuale colpa con previsione. Quindi si riguardano delle situazioni tipizzate o tipizzabili di esclusione della colpevolezza. Ecco, qui naturalmente usare la categoria del rimprovero è esplicativo, diciamo, della inesigibilità del comportamento doveroso, oggettivamente possibile, ancora possibile, non impossibile. E quindi credo che si inserisca tutto il discorso in una logica che però deve essere attentamente distinta da quella del recupero di una cultura della colpevolezza intesa appunto come colpa d'autore, come giudizio sull'autore, come rimprovero verso l'autore, perché ci porterebbe, ecco, lontani da un diritto penale laico, da un diritto penale, no, ecco, che non ha bisogno di ritornare, ecco, a questa cultura, che poi è la cultura, per carità, di quella parte della società civile che concepisce il diritto penale come retribuzione, come raddoppio del male e basta. Non è questo l'orizzonte, ecco, del testo di Daniele Piva, e devo dire che invece le analisi anche molto raffinate legate
studi sia comparati sia di lingua tedesca che di lingua inglese soprattutto, portano ad una devo dire, elaborazione di criteri e di parametri normativi per delimitare e rendere anche processualmente praticabile, più praticabile questo giudizio, senza che si debba arrivare, questo viene censurato più volte, semplicemente, no, a quel buonismo apparente delle attenuanti generiche tradizionali o di una commisurazione della pena che alla fine deresponsabilizza il giudicante dall'individuare situazioni che invece esistono e ci sono effettivamente legate a situazioni emotive, a situazioni impulsive, esimenti, scusanti o comunque deresponsabilizzanti in parte, che devono essere meglio tratteggiate. Trovo quindi che sia un'analisi davvero, insomma, innovativa, devo dire anche proprio nei percorsi argomentativi su tanti aspetti che riguardano vari istituti, trasversali a questi istituti. E quindi da un lato c'è l'aspetto culturale che dicevo, dall'altro c'è anche l'aspetto tecnico molto, molto interessante, che adesso non è possibile ripercorrere in questo momento, ma su cui sottolineo, ecco, l'attenzione per il giudizio complessivo e la valutazione non solo del libro in sé, ma dell'operazione culturale che c'è dietro. Ecco, io chiuderei così, grazie. Grazie a te Massimo, mi sembra che siano stati toccati dei punti nevralgici della riflessione che emerge dal volume di Daniele Piva, che mi pare che Massimo Tonini abbia centrato perfettamente il profilo relativo alla possibilità di ricondurre ad un giudizio di un po' più equo la possibilità di prendere in considerazione queste componenti che finora in questa visione eccessivamente oggettiva, che inizialmente sembrava anche trasparire dal codice, dallo stesso impianto del codice Rocco, poi deve essere in qualche misura ricalibrata ancor prima che si attenda il giudizio di colpevolezza inteso in senso stretto anche come limite per la commisurazione giudiziale della pena. E quindi sembrano delle riflessioni molto interessanti da sviluppare anche in futuro. E prima è stato citato dal professor Coppi, io chiamerei adesso a intervenire il presidente Fidelbo, che di recente ha scritto una sentenza piuttosto interessante delle sezioni unite del 17 marzo del 2021 sulla inesigibilità, che è una categoria che più volte è emersa dal dibattito finora che è stato condotto, e con particolare riferimento poi al ruolo e alla valutazione del comportamento del convivente ai fini della esatta possibilità di applicare l'articolo 384 del codice penale come causa di non punibilità in alcuni reati contro l'amministrazione della giustizia. Un aspetto, un tema di cui mi ero anche occupato io in passato quando avevo scritto una monografia sullo stato di necessità. Quindi io senz'altro passerei la parola a Giorgio Fidelbo per mettere in luce alcuni altri aspetti anche di tipo pratico che emergono da questo dibattito sul libro scritto da Daniele Piva. Non c'è. Era collegato. Prima l'abbiamo visto. Vai avanti adesso. Non so, forse è caduta la linea, perché prima l'ho visto che era collegato, però ora non lo vedo più. Beh, allora a questo punto io, vista l'impossibilità di far partecipare per adesso il consigliere Fidelbo, passerei invece allora la parola al professor Palazzo, che più volte è stato evocato in precedenza, che ha scritto la prefazione di recente ripubblicata sulla rivista Diritto Penale Uomo del volume di Daniele Piva. Prego, professor Palazzo. Grazie a te e buon pomeriggio a tutti. A me pare che il libro di Daniele Piva
si inserisca a buon diritto nell'attuale fase storica della evoluzione della colpevolezza. Il cammino della colpevolezza è probabilmente inconcluso, sicuramente inconcluso. Nell'ultimo secolo, approssimativamente, si può dire esso si è svolto essenzialmente in tre tappe. Giuseppe Bettiol, un grande campione della colpevolezza, seppure connotata in chiara chiave etica, lamentava che il codice Rocco non avesse dato grande spazio alla colpevolezza. E mi pare che avesse proprio ragione, ma non solo, per le numerose ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel codice, ma soprattutto perché la colpevolezza era appiattita nel codice, quasi disseccata, sull'elemento psicologico del reato, sul nesso psichico, sulla fatticità psichica del dolo e della colpa, priva, totalmente priva di un articolato giudizio di valore che pure è insito in questa idea. Bisogna attendere la seconda tappa, quella costituita direi dagli anni ruggenti del nostro costituzionalismo penale, quella tappa che si caratterizzò anche per l'assimilazione da parte della scienza penale italiana della grande dogmatica tedesca. Bisogna attendere questo momento perché la colpevolezza si cominci a considerare di valori, di un giudizio normativo di rimproverabilità per un processo motivazionale che avrebbe potuto e dunque dovuto non esserci o essere diverso. Il precipitato, per così dire, di questa grande svolta della colpevolezza è la sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo 5, sull'ignorantia legis. Decisione davvero storica, molto contrastata anche all'interno della stessa, direi soprattutto all'interno della stessa Corte Costituzionale allora, dovuta a un grande penalista, Renato Dell'Andro, che ebbe il grande merito di saper fare da cerniera tra la Corte Costituzionale e i grandi fermenti della scienza penale di allora. Ma anche la concezione normativa della colpevolezza aveva e ha i suoi limiti. E la concezione normativa evita di spingersi nella ricostruzione del processo motivazionale concreto, effettivo del soggetto in carne e ossa, e soprattutto, in definitiva, la colpevolezza normativa si risolve in sostanza in una presunzione di normalità e quindi di rimproverabilità del processo. Temo che purtroppo si sia interrotto il collegamento col professor Palazzo, perché stava parlando, ma vedo la sua immagine fissa e non lo sento più, quindi probabilmente... Riuscite a sentirmi perché vedo... Sì, bene, sì. Benissimo, sì, prego. Era stato un... Mi sa che ci sono ancora problemi sulla linea perché vedo che la sua immagine è fissa e non lo sentiamo più, purtroppo. Le neuroscienze nel diritto penale e attraverso proprio la breccia della colpevolezza. È la tappa in cui ci si spinge sempre più addentro nella ricostruzione del processo motivazionale effettivo, concreto, dell'uomo singolo in carne e ossa. Ora,
questa tendenza alla concretizzazione psicologica della colpevolezza. Purtroppo temo che ci siano dei problemi sulla linea del professor Palazzo. Ora vediamo se riesce a ricollegarsi, sta rientrando. Francesco, scusami, ma noi abbiamo perso la connessione. Ecco, vi ho recuperato ora. Ecco, allora prego, vai avanti. Parlavamo di questa terza ed attuale tappa della colpevolezza, in cui è quella tendenza alla concretizzazione psicologica della colpevolezza. Una concretizzazione però che è ben diversa dalla vecchia concezione psicologica della colpevolezza. È questa uno sviluppo attuale al quale assistiamo che rafforza, potenzia la colpevolezza, riducendo per così dire lo scarto tra essere e dover essere. Quello scarto tra essere e dover essere che mi pare l'anima ineliminabile della colpevolezza, quasi una sua forza interna e intrinseca. L'irrompere delle neuroscienze riducono lo scarto tra essere e dover essere, introducono in qualche modo una componente di determinismo psichico. Ma nonostante i progressi noi non riusciamo nemmeno oggi, nemmeno con il loro aiuto, a ricostruire interamente il concreto processo motivazionale. È un bene, una fortuna che sia così. Rimangono nel processo motivazionale concreto, rimangono delle zone d'ombra, rimangono delle oscurità, e in queste zone oscure, in queste zone di ignoranza, si rifugia probabilmente oggi il libero arbitrio. Forse sempre più confinato il libero arbitrio in spazi sempre più angusti, ma destinato probabilmente a convivere ancora a lungo con l'idea di colpevolezza. Ecco, mi pare, e l'ha detto prima Enrico Mezzetti e con questo chiudo, che una espressione forse indiretta, ma molto significativa, di questa terza tappa della storia della colpevolezza che noi stiamo vivendo in questo momento è proprio la sentenza delle sezioni unite, citata da Enrico Mezzetti, che ha riconosciuto l'inesigibilità del comportamento motivato dal legame affettivo derivante dalla convivenza more uxorio. È una sentenza complessa, ma mi sembra che dietro, sullo sfondo di questa sentenza, ci sia l'affermarsi progressivo di questa inesigibilità da valutare in concreto. Il merito del libro di Piva, mi pare il merito principale, è proprio quello di avere fatto chiarezza su questo complesso, tormentato periodo che viviamo della colpevolezza, forse ormai del futuro. Vi ringrazio e vi saluto di nuovo. Grazie molte al professor Palazzo, come al solito lucidissimo, ha centrato un tema veramente importante, cioè quello relativo da una parte l'incidenza che la stessa inesigibilità intesa in senso oggettivo può avere nel giudizio di colpevolezza e dall'altra sulle prospettive nuove di questa colpevolezza del futuro che sembra andare oltre anche una valutazione puramente normativa, come sembrava essersi invece progressivamente affermata. Siccome già prima l'avevo evocato io, citato di nuovo il professor Palazzo, io passerei dopo queste riflessioni la parola al presidente consigliere Giorgio Fidelbo, perché forse su questo versante dell'inesigibilità del comportamento conforme, un po' anche in relazione a questa pronuncia di cui parlavamo delle sezioni unite,
dare il suo illuminato contributo. Prego Giorgio, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie per questo invito, scusate per il disguido, ma ero stato praticamente cacciato fuori dal collegamento. Ma il bel libro di Daniele Piva, insomma, tocca temi interessantissimi e sui quali in qualche modo io voglio riferirmi solamente ad un aspetto particolare. Non volevo parlare della sentenza sul 384, anche perché sono praticamente il relatore, quindi sarei un po' in imbarazzo nel parlarne. Volevo affrontare invece un tema che in qualche modo mi ha interessato molto e su cui il libro di Daniele Piva insiste molto, cioè sui limiti dell'articolo 90 e quindi su quello che sono gli stati emotivi e passionali. Per dire qualcosa dal mio punto di vista, che stando in Cassazione, a che punto è la giurisprudenza su un tema delicato come questo? E giustamente Daniele Piva rappresenta che la giurisprudenza su questo tema è molto, molto, molto timida, molto cauta. Ed è verissimo. La giurisprudenza sull'articolo 90 praticamente continua ad essere cauta anche dopo la sentenza delle Sezioni Unite Raso del 2005, che come è noto si è occupata in realtà dei disturbi della personalità, ma ha detto qualcosa anche sugli stati emotivi e passionali, nel senso che ha riconosciuto, spingendosi a dire una cosa abbastanza importante, anche quando queste psicopatie, questi disturbi della personalità non sono inquadrabili nelle tipiche figure della nosografia clinica e quindi non rientrano nel ristretto novero delle malattie mentali, possono costituire comunque infermità, seppure transeunte, che diventano rilevanti ai sensi degli articoli 88 e 89, sempre che determinano lo stesso risultato a cui fa riferimento la sentenza Raso, cioè una particolare gravità, consistenza, serietà, in grado di pregiudicare le cosiddette capacità intellettive e volitive. Si tratta di un'apertura importante questa della sentenza Raso, tant'è vero che alla fine le stesse Sezioni Unite sentono il bisogno di precisare che di norma non possono assumere tale rilevanza gli stati emotivi e passionali, aggiungendo comunque che è possibile che ciò avvenga eccezionalmente quando per la loro peculiarità, per la loro gravità, per la loro specificità, in un più ampio quadro di infermità, abbiano queste connotazioni e quindi possano anche essere trattate come se fossero disturbi della personalità. E quindi con tutti i paletti che la sentenza Raso contiene e ha individuato, questo riferimento agli stati emotivi e passionali, insomma, è un'apertura piuttosto importante, anche se si riferisce solamente a casi particolarmente eccezionali. Tuttavia la giurisprudenza successiva a questa sentenza, una sentenza che a me sembra particolarmente importante, almeno per quei tempi, insomma, non è stato facile in qualche modo che la Cassazione arrivasse a quel tipo di decisione. Ebbene, dopo questa sentenza, la giurisprudenza non ha colto, o forse non ha voluto cogliere, le aperture che questa sentenza conteneva e ha continuato ad affermare in astratto i principi della sentenza Raso, ma li ha negati quasi sempre in concreto. Ne ha negato la rilevanza sia dei disturbi della personalità vera e propria che degli stati emotivi e passionali quando si avvicinavano, diciamo così, a certi standard di gravità che li faceva avvicinare appunto alle cosiddette psicopatie. E spesso ricorrendo alla giurisprudenza a cercare il nesso eziologico tra disturbi e fatti illeciti, eccetera, eccetera. Io credo che questo atteggiamento cauto della giurisprudenza sia frutto di una certa consapevolezza, così come la stessa giurisprudenza a me sembra sia consapevole e avvertita dei limiti di una disposizione come quella dell'articolo 90, cioè ne avverta la finzione, come direbbe Piva, ma la ritiene una finzione necessaria perché non sa cosa accadrebbe una volta superato quel limite.
Chiaro che l'atteggiamento della giurisprudenza, nell'atteggiamento della giurisprudenza prevalgono in qualche modo in questa in materia preoccupazioni di prevenzione generale. Io faccio un esempio di una sentenza abbastanza recente che ha toccato questi temi, una sentenza della prima sezione penale del 2018, in cui che era successo? Era successo che dopo un litigio stradale in cui un minore aveva litigato con un automobilista, il minore corre a casa, si arma, prende una pistola, incontra il suo contraddittore automobilista e lo uccide. Nel corso del processo viene accertata con una perizia che l'imputato è affetto da un grave disturbo della personalità di tipo narcisistico. La Cassazione conferma la decisione di condanna e quindi anche conferma la motivazione di merito, pur riconoscendo anche come Corte di Cassazione la sussistenza del disturbo di personalità. Ma un disturbo che non viene ritenuto rilevante perché non si riscontra con la particolare gravità e consistenza a cui si riferisce la sentenza Raso. Consistenza che avrebbe appunto potuto incidere sulla capacità di intendere il volere dell'imputato. Anche in questo caso vengono confermate le direttive della sentenza Raso, ma fino a un certo punto. Infatti, di fronte alla richiesta della difesa e del perito di parte, che avevano chiesto in sede di merito un approfondimento dell'incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e volere attraverso una risonanza magnetica cerebrale, la Cassazione statuisce che correttamente questo tipo di accertamento non è stato consentito nel merito, giustificando tale rifiuto con la non affidabilità della cosiddetta metodica che veniva inserita nelle cosiddette neuroscienze. A questo punto a me sembra che questa sentenza della Cassazione commette un errore nella stessa valutazione della sentenza Raso, laddove afferma che il disturbo della personalità per rilevare non debba avere un fondamento organico o biologico, in questo modo escludendo di fatto ogni possibile accertamento sulla base di metodiche nuove, facendo riferimento alle componenti organiche e cerebrali delle neuroscienze. E questa sentenza, a mio avviso, rispetto alla sentenza Raso, in qualche modo la travisa due volte. Una volta perché non ha mai affermato la sentenza Raso che per essere rilevanti i disturbi della personalità non debbono avere un fondamento organico o biologico. Un'altra volta, una seconda volta, perché tradisce forse quello che è l'aspetto più interessante della sentenza Raso del 2005, l'invito cioè ad un continuo e costante dialogo con la scienza, dialogo che questa decisione del 2018 invece non ha neppure preso in considerazione, perché bolla come inaffidabile le metodiche delle neuroscienze. Qui ovviamente si apre un capitolo delicatissimo che non sono neanche in grado di affrontare, quello cioè dell'attendibilità delle neuroscienze e della possibilità di una loro utilizzazione processuale nel nostro processo penale. Lo ha detto bene il professor Coppi. Oggi il nostro processo penale non è in grado sostanzialmente di sopportare questo tipo di accertamento. E quindi io mi fermerei qui con l'auspicio che forse un ripensamento penalistico del concetto di imputabilità potrà venire proprio dallo sviluppo delle neuroscienze e dalla loro affidabilità futura. Per ora questo tipo di impegno la giurisprudenza non è in grado sostanzialmente di sostenerlo. Allora forse ha ragione Bartoli, ha ragione anche Daniele Pipa quando individuano come percorso non quello che deve riguardare l'imputabilità, ma quello che deve guardare praticamente le scusanti. E la sentenza a cui si è fatto riferimento, quella su 2.94, che ha parificato per ragioni di affettività il convivente al coniugato, sostanzialmente ha percorso questa strada, insomma una strada che valorizzando l'affettività e in qualche modo riconoscendo la scusante, quindi risolvendo un problema che era annoso, che la Corte Costituzionale si era in qualche modo rifiutata di affrontare e che la Corte di Cassazione, non senza sforzo, è riuscito sostanzialmente almeno per adesso, a risolvere. Quindi ho l'impressione che forse quella strada che viene indicata, che non riguarda tanto l'imputabilità, almeno allo stato attuale, ma debba rivolgersi alle scusanti, forse possa essere la strada più breve per arrivare, diciamo, a fare dei passi in avanti in questa materia così, così delicata, così importante. Vi ringrazio e mi scuso ancora per il disguido. Grazie a Giorgio Fedeli, grazie per questa sua insomma, testimonianza anche dal punto di vista, francamente,
che gli fa onore, insomma, della critica da parte di un magistrato della Cassazione, della stessa giurisprudenza della Cassazione, quando effettivamente prende delle decisioni che sembrano un po' retrograde anche rispetto a delle impensabili aperture come quelle che erano risultate dalla sentenza Raso del 2005. Certo, il tema relativo al ripensamento complessivamente di tutto il problema dell'imputabilità e di tutta la questione concernente le attività di soggetti borderline, secondo me anche riguardo alla valutazione, come dice giustamente lui, e in che termini delle risultanze derivanti dalle neuroscienze anche ai fini del giudizio di imputabilità come presupposto della colpevolezza, oppure lo spostamento arretrandolo, questo tipo di valutazione in scusanti che possano prescindere da questo tipo di valutazioni secondo me una prospettiva nuova nella quale probabilmente dovremmo attendere anche dei consolidamenti da parte della giurisprudenza, che attualmente, come diceva prima il presidente Fidelpo, risulta un po' timida. Io volevo sapere se posso rinnovare l'invito al professor Cacciari se si sente, diciamo, di intervenire. Volentieri. Gli posso passare senz'altro la parola. Volentieri. Ne siano derivate per un suo intervento anche riguardo al problema dell'individuo, delle neuroscienze. Ma guardi, il libro di Piva solleva talmente tanti problemi metadisciplinari che è davvero difficile districarsene. Il tema mi pare quello che ossessiona un po' tutta la nostra civiltà giuridica e la nostra filosofia del diritto, cioè come fare a giustificare la pena, come fare in modo, per parafrasare Simone Weil, che la pena non puzzi d'inferno. E questo diventa sempre più difficile man mano che la nostra conoscenza del funzionamento della nostra psiche, della nostra anima si complica, questa giustificazione diventa sempre più difficile. Fino a un certo punto ce la potevamo asciugare anche abbastanza facilmente, no? Cioè, dal lato, se vogliamo, dei benefici della pena, tutte le teorie, no? Sulla prevenzione, sull'educazione. E poi anche dal lato dell'imputabilità, fin tanto che ci si limitava appunto a quel tipo di esclusioni dalla imputabilità, che erano quelli classici, insomma, dell'infermità mentale, della malattia mentale conclamata. E da un lato la giustificazione dal lato dei benefici della pena è andata a 48 da quel dì, almeno da un punto di vista, come dire, filosofico, e credo non solo. Dall'altra parte, l'intervento delle neuroscienze e il fare i conti con le neuroscienze rende estremamente complicato, insomma, limitarsi a quell'ambito che era quello tradizionale. E Piva affronta la questione con grande ampiezza. E da un lato la cosa affascina, diciamo, dal punto di vista della filosofia della mente, dall'altra, per un dilettante in materia di diritto penale, affascinato appunto da questo aspetto del diritto come sottoscritto, fa anche paura. Perché? Perché, vediamo, le neuroscienze cosa ti dicono? La filosofia della mente cosa ti dice? Che vi è un'area amplissima di consapevolezza inconscia che regge i nostri atti, tutti i nostri atti, un'area amplissima. Non vi è alcuna distinzione rigida tra la coscienza e tra conscio e inconscio. Un'area determinante che collega queste due sfere, ma che poi alla fine le fa un tutt'uno, è proprio quella della consapevolezza inconscia. Faccio questo, il mio atto è libero ed è condizionato insieme, è libero ed è determinato insieme.
E questo è la norma, non è l'eccezione. Un'actio libera nel senso di incondizionata non si dà, non si dà. Sarebbe bello appunto che un crimine, che un reato venisse commesso frigido pacatoque animo. Non solo questo non avviene forse mai nel caso del reato, ma non avviene mai nella nostra vita quotidiana, quella di tutti i giorni di ciascuno di noi. Possiamo conoscere affetti e passioni? Spinoza. Sì, possiamo conoscere affetti e passioni, e se non li conosciamo non potremo neanche governarli, ordinarli, certo. Questo è lo sforzo che in un modo o nell'altro ciascuno di noi fa, no? Cercare di conoscersi. Piva stesso cita il paradossale motto delfico. Paradossale perché? Perché per conoscere se stessi bisognerebbe essere insieme soggetto e oggetto, il che è difficile a darsi. Comunque, appunto, possiamo conoscere forse i nostri, fino a un certo punto, le nostre passioni, i nostri affetti, e più li conosciamo, certamente più riusciamo ad ordinarli, a governarli. Ma non è così semplice il passaggio da una conoscenza delle passioni e degli affetti ad un giudizio in tribunale che tenga conto degli stessi. È ben complicata la cosa. Perché? Ma per una ragione di principio, che gli affetti e le passioni, per quanto siano formalizzabili, per quanto noi riusciamo a dare ad essi, diciamo così, a collocarli in una forma, poi si riferiscono sempre a qualcosa di irripetibilmente individuale. Irripetibilmente individuale, cioè il modo in cui si esprimono. Noi conosciamo la passione o gli affetti, diciamo, conosciamo l'odio, l'amore, e tante altre cose, le grandi opere del moderno intorno a questo tema, no? Li conosciamo, facciamo come se riuscissimo a conoscerle. Ma poi il giudizio si applica sul caso individuale. E quindi quelle generalissime fattispecie servono in questo caso a giudice. Perché la cosa interessante poi è questa, no? Cioè, su queste basi si istituisce un processo che deve avere una conclusione, deve giungere ad una verità, proprio nel senso latino del termine, qualcosa che è vero, cioè reale. Questa è la realtà. Qual è la realtà? Quale verità? Quella accettata dal giudizio. È ben difficile questo passaggio, è ben complicato questo passaggio, perché la conoscenza specifica della passione è una conoscenza assolutamente generale, è una forma. Permette questa un giudizio? Può determinarsi in un giudizio che riguarda questo specifico, diciamo, reato, questo specifico crimine, perché tale è se viene giudicato in un tribunale. Questo mi pare il grande tema che il libro di Piva solleva. Cioè, una volta che noi accettiamo di procedere su questa strada, cioè che l'imputabilità non può essere ridotta soltanto a palesi infermità mentale, ammettendo che si possano stabilire quali disturbi della personalità proprio rendono impossibile, pregiudicano ogni forma di libertà in quell'atto che è stato commesso. E allora come si va a finire? Ecco la mia paura. Naturalmente, fermo restando che condivido in toto
che appunto anche in base a tutto quello che si è detto, questa idea della pena, come è stato detto anche in altri interventi, come una sorta di panacea di tutti i mali, eccetera, qualcosa di barbaro semplicemente. Ma arrivati a questo punto, qual è la paura? La paura è che si debba procedere, come è stato detto, sulla via delle scusanti. Cioè non si riesce a formalizzare, no? In fattispecie, nel senso proprio, cosa sono le passioni, gli affetti che rendono, eccetera, eccetera. Ma queste diventano scusanti. Non credete, ed è proprio la domanda che faccio parlando immunere alieno, chiedo a voi, non credete che questo possa dar adito ad una, se venisse accolta come istanza, diciamo, culturale generale, insomma, no? E poi il legislatore si accordasse con questa istanza? Non credete che questo potrebbe dar adito a un grandissima area di arbitrio nel giudizio, se ci muoviamo nel senso appunto delle scusanti, l'arbitrio del giudice, in quanti modi la stessa cosa potrebbe finire con l'essere giudicata, in quanti casi sarebbero trattati, sarebbero scusati e altri no. Già adesso l'area dell'arbitrio nel giudizio è sterminata. Ne sa qualcosa che ci è passato. Per lo stesso caso i giudizi possono essere più disparati. Ma in questo campo, che è quello del diritto penale, cioè di quello più penoso per le conseguenze che ha, non credete che sia molto arrischiato procedere per questa via, di cui riconosco assolutamente il merito culturale di sollevare fino in fondo il problema dell'imputabilità e il problema del rapporto metadisciplinare necessario a questo punto tra diritto e in particolare proprio neuroscienze ed in particolare, più in particolare ancora, proprio direi filosofia della mente. Tutti questi sono meriti straordinari, direi, del dibattito che ha luogo tra di voi e che ho ascoltato con estremo interesse. Però c'è questa paura, insomma, questa paura. Diventa, da un lato, una situazione, anche il dibattito che ho seguito e il libro che ho letto denuncia una situazione di grande crisi, insomma. Di grande crisi, insomma, diventa sempre più difficile giustificare la pena, insomma. Poi alla fine, insomma, questo emerge, lo dico dall'esterno, guardandovi, insomma, è una difficoltà sempre più grande a giustificare la pena, e dal punto di vista dei benefici e dal punto di vista dell'imputabilità. Insomma, è una crisi che va avanti da decenni, forse da secoli, forse dall'illuminismo stesso, ma che diventa sempre più evidente, a mio avviso, sempre più evidente. È un fatto di culturale, insomma, diventa antropologico-culturale. E dall'altra parte, forse, questa crisi, di fronte a questa crisi, più che tentare una via di riformalizzazione del diritto, si procede per una via che forse può portare ad una maggiore ancora arbitrarietà nel giudizio, se non si sta molto attenti, insomma, se non si sta molto attenti. Questa è la domanda che il mio intervento è questo, il mio intervento è una domanda a chissà.
Grazie professor Cacciari, sì effettivamente il problema c'è, sta sotto gli occhi di tutti e non è che si può, noi stiamo cercando semplicemente di interrogarci su una nuova orizzonte che si può aprire dal dibattito, perché ho la sensazione che su alcune cose ci sia stata una stratificazione anche dal punto di vista del confronto critico che è durata fin troppo a lungo. Già porre le domande, spostare su nuove possibili risoluzioni della problematica mi sembra comunque un passo avanti senza nascondersi, come giustamente ha messo in evidenza l'ultimo intervento, le possibili controindicazioni che possono derivare dalle soluzioni che si possono individuare. Forse c'è una immediata replica che chiede di poter fare il professor Donini, prego, gli passo subito la parola. Non è una replica vera, era solo però una precisazione, diciamo, da interno alla materia, rispetto a un'affermazione che adesso ha una preoccupazione giusta, devo dire, che ha sollevato Massimo Cacciari, e cioè la questione della possibilità di un arbitrio giudiziale, di una indeterminatezza nella gestione delle scusanti e quant'altro. Allora, noi dobbiamo partire da un dato. E che le scusanti praticamente si applicano pochissimo, non ci sono nella realtà, sono poche, sono oggettivate, tutto oggettivato. Ora, già sul piano oggettivo vengono applicate pochissimo, cioè se le si normativizza, le si spersonalizza, per esempio, che so che cosa è esigibile in termini di risposta a una situazione di necessità nella legittima difesa o nello stato di necessità, oppure che cosa è inevitabile in termini di ignoranza della legge penale da parte del soggetto che non poteva conoscerlo. Allora, si utilizzano spesso dei parametri oggettivistici estremi, per cui queste La giurisprudenza non ha tanti casi rilevanti, sono tutti casi abbastanza eccezionali, estremi, così. Valorizzare l'aspetto motivazionale vuol dire rendere più umano il giudizio e quindi entrare un po' di più dentro a situazioni di conflitti e di emozioni. Se noi abbiamo la preoccupazione di una gestione giurisprudenziale arbitraria, devo dire che la nostra esperienza è la preoccupazione contraria, che non c'è mai la scusante, che c'è troppo poco. Quindi questa è una iniziale apertura a una cultura diversa. Peraltro la logica della scusante è questa. La scusante dice questa: attenzione, nell'imputazione processuale la colpevolezza non c'è intesa come rimprovero, non si prova la rimproverabilità di niente, si prova il dolo, si prova la colpa, punto. Non è oggetto dell'imputazione. Invece oggetto di prova, e quindi garantito, è una situazione delimitata, circoscritta, no, di casi in cui la presumibile, diciamo, attribuibilità soggettiva, chiamiamola così, del fatto doloso o colposo, viene meno perché ci sono delle situazioni di inesigibilità, ma le tipizziamo o in via definitoria proprio, in certi casi lo si fa, sia pure con clausole generali, o in via appunto giurisprudenziale, ma è una tipizzazione. Lo sforzo è quello di una tipizzazione. Io credo che questa preoccupazione sia astrattamente del tutto comprensibile, ecco, tuttavia sia in qualche modo arginabile attraverso, da un lato, la situazione processuale dove non c'è tempo e non c'è voglia e non c'è spazio per provare niente di soggettivo, l'abbiamo detto, di fatto. Mentre in diritto invece dà una più attenta e sorvegliata delimitazione di queste situazioni. La cultura, credo, di questo libro va in questa direzione, ecco, non nel senso del buonismo allargato, questo è chiaro, e responsabilizzante, o comunque arbitrario. Ecco. Sì, chiusa la parentesi, volevo soltanto dire. No, ma ti ringrazio, ma il problema mio è che credo che questo sia molto dimostrabile. Il problema mio è che prima si era fatto un esempio, appunto, di un processo in cui qualcuno aveva chiesto un esame del cervello per poi determinare, eccetera. Gli esperimenti e i dati che emergono dalle neuroscienze
non permettono quella tipizzazione. Cioè non permettono quella tipizzazione. Ti dicono che questo comportamento si colloca in quell'area tra conscio e inconscio, in quella consapevolezza, in quell'area di consapevolezza inconscia, ma non ti permettono una tipizzazione. Questo sarebbe un metodo del tutto deterministico, capito? Cioè di dire adesso io ritrovo in quelle neuroni, in quel plesso di neuroni, in quella zona del cervello, la causa di quel comportamento. Non è possibile. Le neuroscienze, quello che dicevo prima, le neuroscienze possono permetterti di conoscere determinati meccanismi, ma non potranno mai da quello dire, ecco, ne è conseguita questa azione. Potranno dire, determinate cose dipendono da queste, da queste, da queste, da queste sinapsi, dipendono da questi, ma non potranno mai dire, ecco, non potranno mai permetterti di dire, questa azione è determinata da questi, da questi, da questi, da questo, da questi sistemi neuronali. Dunque, non c'è un legame deterministico tra questi due momenti, non esiste, capito? Non si potrà mai ragionare in modo deterministico, per cui giungere a una tipizzazione che possa veramente univocamente servire poi all'amministrazione del processo. Dunque, io ringrazio per questo, diciamo, dibattito che si è già formato, mi sembra già questo sia un bel risultato, comunque una piattaforma di confronto da cui muovere. Per continuare nel nostro programma io passerei la linea adesso al nostro collega Marco Pellissero dell'Università Ordinaria dell'Università di Torino, che anche lui è condirettore della nostra collana dove il libro di Piva ha trovato la sua pubblicazione, per delle riflessioni. Mi aspetto da lui qualcosa appunto che riguardi proprio l'imputabilità, perché da tempo ha approfondito molto questo tema anche in relazione all'applicazione delle misure di sicurezza. Ricordo che è stato anche componente, se non presidente, di commissioni ministeriali che si sono occupati di questo tema. Quindi grazie Marco pure per essere intervenuto in questo dibattito e ti passo senz'altro la parola. Grazie Enrico, saluto tutti, ciao Daniele, mi fa piacere essere qui per discutere su un testo complesso, problematico, devo dire, che si misura su tre registri che io ho apprezzato però molto. C'è un registro dogmatico perché analizza le componenti impulsive facendole passare attraverso la categoria del fatto tipico, della colpevolezza, dell'antigiuridicità. E non a caso, perché storicamente poi alcune riflessioni, ce lo ricordava prima Francesco Palazzo, alcune riflessioni sullo sviluppo della colpevolezza, il passaggio dalla concezione psicologica a quella normativa, sono passati proprio attraverso la riflessione sugli impulsi. Ma un lavoro dogmatico oggi sarebbe stato fuori del tempo di dogmatica, puramente di dogmatica giuridica, perché l'importanza del lavoro sta invece nell'aver verificato le riflessioni sugli impulsi alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale. E infatti prima Coppi ha evidenziato proprio questo profilo dell'attenzione a come il diritto, a come le componenti impulsive vivono nel contesto giurisprudenziale. E poi terzo profilo. Il rapporto complicatissimo che c'è tra sapere giuridico e sapere neuroscientifico. E devo dire che qui Daniele Piva è estremamente cauto, perché scrive, attenzione, che non possiamo porlo in termini di acritica recezione. Deve trattarsi di un confronto, di un arricchimento rispetto alla tradizionale valutazione psichiatrico-forense.
E qui c'è un'indicazione di metodo importante che forse un po' in qualche modo limita la prospettiva di paura alla quale prima faceva riferimento Massimo Cacciari, e cioè è il punto relativo alla controllabilità logico-empirica a fronte della incertezza del sapere scientifico. E qui le indicazioni che ha dato la Corte di Cassazione nella sentenza Cozzini rispetto all'accertamento del nesso causale, ma che riguarda tutte le volte in cui il sapere scientifico si rapporta alla riflessione giuridica, e la recezione dei contributi, delle riflessioni che vengono fatte sul piano neuroscientifico richiedono una attenta controllabilità dell'attendibilità, perché anch'io concordo con Massimo Cacciari sul fatto che attualmente le indicazioni che ricaviamo dal sapere neuroscientifico non ci consentono di stabilire dei collegamenti di tipo deterministico tra meccanismi che si sviluppano a livello neuronale e condotte che ne conseguono. Prima Fabio Basile ha fatto riferimento a un legislatore che talvolta risponde in modo emotivo nelle scelte di politica criminale. Daniele Piva ci porta invece a riflettere sulla verifica se sia in qualche modo possibile una risposta normativa alle emozioni, cioè se in qualche modo sia possibile imbrigliare entro le categorie giuridiche che sono quelle che noi utilizziamo e che poi impattano nella prassi processuale, imbrigliare in qualche modo dentro le categorie queste il fattore emotivo. In parte lo ha fatto il legislatore, a volte devo dire in modo del tutto inadeguato, penso alla riforma dell'articolo 55, comma secondo, dove ha combinato componenti oggettive con componenti soggettive, mettendole in alternativa. Lo ha fatto la giurisprudenza, devo dire che la giurisprudenza soprattutto sul terreno delle circostanze ha lavorato moltissimo sulle componenti di natura soggettiva, ma non poteva essere anche diversamente, perché come prima ci ricordava Francesco Palazzo e come ci ricordava anche Roberto Bartoli, c'è la centralità dell'uomo e il progresso nella valorizzazione del principio di colpevolezza. Le riflessioni che faceva Bettiol sul principio di colpevolezza oggi sarebbero completamente anche queste fuori tempo, come sarebbe stato il lavoro di Piva se fosse stato solo di natura dogmatica. Io vorrei riflettere su due questioni, una sulla quale mi chiama subito l'amico Enrico Mezzetti, ma il punto è questo. Sì, io ho presieduto la commissione sulla riforma delle misure di sicurezza e che doveva anche intervenire sul concetto di infermità mentale. E ho notato, leggendo il libro di Daniele, che ad un certo punto Daniele scrive: ma soprattutto la presunzione dell'articolo 90, per cui gli stati emotivi e passionali non incidono sull'imputabilità, risulta in controtendenza rispetto ai criteri utilizzati nel riconoscere rilevanza a nevrosi o psicopatie con la nota sentenza Raso. E leggendo questa pagina, e quindi dice articolo 90 e in controtendenza rispetto in contrapposizione rispetto ai principi della sentenza Raso, mi venne in mente proprio il fatto che invece in commissione, Roberto Bartoli può confermarlo perché era con me in commissione ci eravamo invece mossi in una prospettiva completamente diversa, cioè recependo i contenuti della sentenza Raso, che ampliava, diciamo così, la nozione di infermità dando rilevanza anche ai disturbi di personalità, avevamo ritenuto che fosse prudente mantenere fermo l'articolo 90. Non tanto perché ritenessimo che quella norma avesse oramai chissà quale significato, perché anche nella sentenza Raso, lo ricordava prima il consigliere Fidelbo, in quella sentenza l'articolo 90, che la Corte dice lo manteniamo fermo, però attenzione, se lo stato emotivo ha alla base una componente di natura di tipo patologico, ecco che allora a quella componente patologica dobbiamo dare rilevanza. E poi è vero che non utilizziamo l'articolo 90, però poi nell'ambito della commisurazione della pena e delle circostanze attenuanti, quello che non passa nell'articolo 90 passa attraverso altre categorie. Bene, a noi parve che in un contesto che portava ad ampliare questa nozione, il presupposto del concetto di infermità non più a base nosografica, non più a base
anche a base alla ricerca di una base più di tipo fisico della malattia, il mantenimento dell'articolo 90 fosse in qualche modo un atteggiamento di prudenza, forse perché ci venne la paura di cui parlava prima Massimo Cacciari, cioè la paura di dare al magistrato uno strumento che finisse poi per diventare uno strumento eccessivamente arbitrario. Invece ho trovato invece una concordanza fra le riflessioni di Daniele e le riflessioni che facemmo in commissione, e cioè sulla necessità di ricercare il nesso causale tra infermità e fatto di reato, perché non basta il nesso di natura temporale, ci deve essere anche questo tipo di nesso. Una riflessione voglio farla ancora sulla commisurazione della pena, perché è vero che l'articolo 133 oramai è diventato un recettore confuso di esigenze diverse, ma devo dire che già l'articolo 133, per come formulato, ogni volta che lo spiego agli studenti dico: guardate, una volta che leggete l'articolo 133 dice al giudice: tieni conto sostanzialmente di tutto, fa un po' tu. C'è il fatto di reato, c'è la personalità del soggetto, quello che ha fatto prima, quello che ha fatto dopo, quello che ha fatto durante la commissione del reato. Ecco, lo sforzo di Daniele è quello di cercare di capire come gli impulsi possano interagire anche in questo contesto magmatico dell'articolo 133. Ecco, forse devo dire che in prospettiva de iure condendo, vista l'importanza che il fattore emotivo ha comunque in giurisprudenza, forse dovremmo cercare di rivedere sia la disciplina delle circostanze e sia anche alcuni dei criteri di commisurazione della pena, tenendo anche conto quegli elementi di natura, componenti più di natura emotiva. Certo, qui ogni volta in cui ci poniamo di fronte al problema dei criteri di commisurazione della pena ci troviamo di fronte all'intreccio tra il dato normativo che vuole in qualche modo dare al giudice delle indicazioni e la specificità del caso concreto, perché certo la pena pone sempre la questione della giustificazione della pena. E diventa la questione della giustificazione della pena diventa una questione complicatissima e forse secondo me anche irrisolvibile quando ci poniamo nella prospettiva della quantificazione della pena, perché un conto è dire c'è la responsabilità penale, ma un conto poi è quantificare quella pena, e credo che questo rimanga una prospettiva insolubile e forse uno di quei mali rispetto ai quali non riusciremo mai a liberarci. Chiudo con un ultimo, davvero velocissimo passaggio sulla sentenza scritta dal consigliere Fidelbo sull'articolo 384. Secondo me questa è una sentenza importantissima sul significato che il fattore motivazionale attraverso la lettura dell'articolo 384 come scusante ha nella rottura di un paradigma di natura oggettiva. La Corte Costituzionale aveva sempre escluso la possibilità di estendere l'articolo 384 alle situazioni del conviventi rapporti di fatto. Sostanzialmente riproponendo nell'articolo 384 quella che era la ragione che giustificava la differenziazione sul piano civile, sul piano della regolamentazione civile, del legame matrimoniale e quindi formalizzato rispetto al legame di fatto. Ecco, questa sentenza rompe questa unitarietà del concetto di famiglia, questa unitarietà del concetto di prossimo congiunto. Lo rompe perché fa capire come in determinati contesti, laddove va data rilevanza al fattore emotivo, allora anche il concetto di famiglia, di rapporto, ha una dimensione completamente diversa rispetto a quella che legittima, più o meno legittima, più o meno opportuna può avere nell'ambito del contesto dei rapporti familiari. Bene, grazie Marco, il quale insomma, ha avuto tutta una serie, dal suo intervento trago tutta una serie di spunti che è riuscito a colloquiare un po' con tutti quanti. Giorgio Fidelbo prima non voleva che si citasse la sua sentenza, poi insomma in qualche modo invece lui più che altro personalmente non voleva farlo, insomma mi pare che invece
la giusta dimensione di questa pronuncia, secondo me importante, è stata anche data da altri relatori in maniera anche piuttosto convincente, almeno nei suoi tratti essenziali. Io adesso passerei la parola invece al professor Strata, che è emerito di neurofisiologia all'Università di Torino. Visto che più volte è stato richiamato il problema delle neuroscienze, Massimo Cacciari prima faceva riferimento al profilo relativo alla filosofia della mente o della capacità del giudice di poter dare una valutazione dell'interna corporis del soggetto, insomma qualcosa di imperscrutabile che da sempre ha animato il dibattito in ordine poi anche ai limiti che l'accertamento processuale penale può avere nei confronti di un soggetto, di un individuo, delle sue pulsioni, insomma qualcosa che sembra continuare ad essere confinato nell'ambito dell'indominabile o comunque del non fruibile da parte dell'operatore del diritto. Prego, professor Strata. Deve attivare il microfono. Credo che non sia attivato il microfono del professor Strata. Io vedo che c'è il segnale che è ancora. Sì, ma c'è qui un simbolo di microfono che però è sbarrato. Eccolo. Di nuovo non c'è più l'audio. Era tornato prima. Ecco. Prego. Ecco, mi sentite? Sì. Sì. Benissimo. Dicevo che sono forse l'unico che non è nell'ambito legale, quindi posso dire tutto quello che voglio. La Società Americana di Neuroscienze ogni anno organizza un convegno dove vi partecipano circa 30.000 persone che provengono da tutto il mondo. Sono sempre andata anch'io. E nel programma ogni anno viene però inclusa la conferenza di un personaggio che non appartenga al mondo delle neuroscienze, ma che sia una personalità particolarmente autonoma, che possa dare dei giudizi sul tema scienza e società. Nel 2015 a tenere questa conferenza speciale fu stato invitato un giudice federale di nome Jed Rakoff. L'oggetto era di dimostrare quanto sia sempre stato complicato, diceva Rakoff, anche per la scienza emanare leggi che tenessero conto in considerazione la responsabilità individuale, che era l'argomento più difficile. Il testo fu distribuito a centinaia di giudici e la maggioranza di costoro espresse scetticismo sul fatto che la neuroscienza possa garantire ricadute positive sulle sentenze dei tribunali. E questo l'argomento è proprio al centro dell'interesse del libro di Daniele Piva, che contrasta questo atteggiamento e fa chiarezza su questo punto. Quindi è legatissimo a questa tematica che è lasciata molto, molto che è stata messa molto in discussione. Il nostro comportamento è legato ovviamente alle cellule nervose, che siano centrali o periferiche, non importa. Un'attività che può essere un semplice riflesso spinale, io metto un dito sull'acqua bollente e lo tiro indietro, oppure quello che chiama uno stimolo che provoca dolore, che mi fa ritrarre, oppure quelle che Piva chiama componenti impulsive, che vogliono, impulsive vuol dire, nel mio, da quello che so, ripetizione involontaria, irrefrenabile. Uno fa qualcosa e non la può trattenere, non nel suo libero arbitrio, impedisce di Allora io a questo punto vorrei parlare un po' bene del libero arbitrio, perché credo che questo sia molto, ne ha accennato un pochino, mi pare, il professor Cacciari, libero arbitrio.
il libero arbitrio non significa che la mens agisca sulla res. Noi abbiamo una mens, la nostra mente, e un oggetto che è il nostro cervello, mens e res. L'arbitrio non significa che la mente agisca sulla materia. La mia mente non decide niente, assolutamente niente. La mente prende atto di quello che ha fatto il cervello, lo memorizza, lo utilizza successivamente, ha imparato, ma non può assolutamente muovere le molecole. Allora, per fare un esempio, per usare una metafora, la mens è una proprietà della res, nello stesso modo con cui la forza di gravità è una proprietà di una pietra che cadendo dall'alto è guidata dalla forza di gravità. Ed è l'unico stimolo al movimento della pietra è la gravità. Ma la gravità non ha nessunissima libertà, non ha nessun libero arbitrio. Semplicemente rispetta le leggi della fisica, per cui cade giù verticale, non va a destra e a sinistra come vuole, non ha libertà. È lo stesso, e questo è un paradigma molto, molto chiaro per dire cosa vuol dire. Allora, ai fini dell'imputabilità nei tribunali si distingue tra mens rea come atto soggettivo e actus reo come atto oggettivo. E spesso ai periti si chiede se vi sono alterazioni della res per applicare uno sconto di pena. Anch'io sono stato invitato in certi casi a guardare le immagini cerebrali per cosa. Io mi sono rifiutato non perché snobbassi l'argomento, ma perché era un argomento particolarmente difficile anche a prendere delle decisioni. Questo per dirlo bello chiaro. Estremamente complicato andare a giudicare se quel pezzettino funziona di più o di meno, se è in relazione o non è in relazione, cioè la mia difesa non sarebbe stata convinta, questo è il punto. Mi pare che il professor Cacciara abbia detto qualcosa del genere e lo condivido. Quindi, allora dicevo che ai fini dell'imputabilità frequentemente si chiede, dice mens rea come atto soggettivo, actus reo come atto oggettivo. Ai periti si chiede se vi sia un'alterazione della res per applicare uno sconto di pena. Io dico che se questa res qualcuno la trova e trova un piccolo buchino, dico solo che questo signore è stato fortunato. Perché là dove non la trovo lo condanno e quindi dico che ti faccio un regalino. E questo non ha senso, dal punto di vista veramente scientifico, non ha, questo atteggiamento non ha senso. Allora, l'importante è tenere in mente che la distinzione fra mens rea e actus reo è utile dal punto di vista didattico, ma reus è soltanto l'actus e non la mente. Quando noi crediamo di scegliere, di aver fatto una scelta, la nostra macchina cerebrale ha già deciso per noi. La mens prende semplicemente atto di ciò che ha deciso la res e usa questa informazione per modificare la struttura cerebrale attraverso il processo di memorizzazione, che è un evento importante perché è capace di influire sul futuro actus della stessa persona. Questo significa che la pena è necessaria non in senso retribuibile, facciamoli marcire, eccetera, ma deve avere un profilo riparativo e servire da deterrente sulla società. Parlando col mio amico Giuliano, che ti presente, dicevo che c'era un americano che diceva se compri un'auto brasiliana, che negli Stati Uniti è notoriamente di scarso valore, non prenderla a calci, riparala e cerca di andare avanti. Ecco, questo è l'atteggiamento che dovremmo anche noi tenere. Però la pena ci vuole, ovviamente, ci vuole per impedire che il reato venga, ma poi ci vuole anche come deterrente perché la gente si è scoraggiata. La prova sperimentale sulla correlazione temporale fra il processo mentale e quello neurale, cos'è che viene prima, è stata già condotta negli esperimenti di Kornhuber e Deck del 1965, i quali per la prima volta volevano vedere se una persona pigia un pulsante
quando è che compare l'attività elettrica, vedere dove, da dove e quanto tempo ci vuole. Beh, fu una novità inaspettata, perché c'erano degli elettrodi piantati sul cranio che dovevano avere. Con grande sorpresa gli autori hanno visto che l'attività elettrica nella corteccia cerebrale compariva un secondo o anche più di un secondo prima, il che vuol dire un tempo troppo lungo per giustificare il tempo di percorrenza dalla corteccia alla mano o dalla corteccia a un organo motorio. E anche un Benjamin Libet fece un altro ingegnoso esperimento, e guardando la lancetta di un orologio girare, lui doveva schiacciare il pulsante nel momento in cui la lancetta attraversava il numero 6. E anche in questo caso si è visto che c'è un anticipo di attività e quindi non c'è una risposta conseguenziale. L'altra cosa che diciamo che, quindi la colpa diciamo non è mia ma è del cervello. Davanti alla legge siamo tutti uguali ma con differenze di personalità, prospettive e modalità di agire. A parità di condizioni ambientali una persona può soccombere alla tossicodipendenza e un'altra no, non per differenze del controllo volontario ma semplicemente per differenze dei circuiti cerebrali che sono legati alla gratificazione. Scusate. Alla gratificazione. Un esempio sta nel fatto che l'aggressività di un individuo può verificarsi addirittura a causa di fattori ambientali. C'è una bella dimostrazione di persone di sesso maschile che hanno una variante genetica che codifica la produzione di un enzima. Questo enzima si chiama monoaminosidasi. Bene, queste persone che hanno una variazione di questo gene mostrano aggressività autodistruttiva, se essi sono anche oggetto di abusi da bambini. Quindi questo ambiente praticamente ha devastato questo cervello, e però poi tutto è dentro il cervello. Sono soggetti che cambiano improvvisamente, inaspettatamente comportamento, spesso in senso peggiorativo e anche in assenza di provocazioni. Io a questo punto credo di aver espresso in poche parole un po' quello che era cosa. La colpa non è mia, è colpa del mio cervello, e sul lato delle pene eccetera bisogna discutere, ma sempre pensando all'auto brasiliana e non alla pena come una vendetta. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto. Grazie, professore, per la sua testimonianza. Io, insomma, mi piace sottolineare come in effetti forse sarebbe proprio il caso, e questa è stata una prima occasione, che due mondi apparentemente così distanti cominciassero a parlarsi in termini un po' più condivisi, perché ho la sensazione ci siano anche delle riflessioni da compiere circa proprio la nomenclatura utilizzata, i concetti. Noi purtroppo siamo da questo punto di vista un po' rigidi, anelastici, noi penalisti, ancorati ad alcune garanzie proprie del principio di legalità, facciamo fatica a riuscire in qualche misura a manipolare o comunque ad utilizzare correttamente dei concetti che invece di per sé ontologicamente risultano molto sfuggenti, e quelli che riguardano in generale la mente umana, da questo punto di vista, secondo me, difficilmente riusciamo a dominarli. Già l'idea che l'inesigibilità, la dominabilità, tutta questa serie di... che prima erano impensabili nel dibattito, oggi costituiscono invece la base per una riflessione, mi sembra un piccolo passo avanti. Ora, prima di passare la parola al professor Amato per una valutazione complessiva di questa nostra giornata di riflessione, vorrei chiedere se c'è qualcuno che vuole fare, di coloro che hanno partecipato, numerosissimi, a questo dibattito, un intervento. Gli passo senz'altro la parola. Allora, il professor Manna vuole intervenire. Prego, sì. Prego. Allora,
Volevo brevissimamente non solo fare i complimenti a Daniele Piva, che abbiamo valutato nel miglior modo con l'abilitazione scientifica nazionale, però soprattutto incentrare il mio breve discorso, secondo me, sul fatto che lui ha segnato quello che è il guado tra un diritto penale sostanzialmente del fatto, che è quello che noi noi abbiamo come eredità dall'illuminismo, e quindi quella che viene definita la Volkspsychologie, la psicologia dell'uomo comune, e quello che si chiama l'uomo illuministico, che poi è quello descritto soprattutto nell'imputabilità, nel divieto di valutazione degli stati emotivi e passionali. Un uomo illuministico, cioè coscienza e volontà, e così anche le nozioni di dolore. E invece questa nuova tendenza del diritto penale, di cui lui è sicuramente uno dei principali assertori, dove si va invece verso il soggetto attraverso un problema di ampliamento delle scusanti. Lì ha ragione Massimo Donini, noi le scusanti non le abbiamo nell'ambito del diritto penale, perché è un diritto penale appunto di stampo oggettivistico, ma comunque le possiamo creare, 384, l'inesigibilità, tutte queste cose eccetera. Però io vengo al punto che mi interessa, cioè noi possiamo ampliare moltissimo l'indagine sul soggetto, però, e qui mi richiamo a quanto osservava il collega Franco Coppi, abbiamo gli strumenti per far valere tutto ciò? Perché io credo che più noi approfondiamo la conoscenza del soggetto, più il giudice penale non riesce a farcela. Cioè, mi spiego, se per il rapporto causale si è detto che la conoscenza del giudice penale non bastava e ci voleva quello della legge scientifica, come ci disse Federico Stella nel 75, qui dobbiamo, secondo me, introdurre, non si è voluto fare, la perizia personologica o psicologica, perché è quella che può veramente aiutare il giudice penale di fronte a questo tipo, anche di fronte anche dell'apporto delle neuroscienze. Io li sono d'accordo, stabiliscono quello che è il meccanismo, ma non scoprono qual è la causa, la motivazione del comportamento. Ecco perché è fondamentale la perizia criminologica o personologica, non solo in fase di esecuzione ma in fase di cognizione. So bene l'obiezione che era stata mossa autorevolmente alla tesi di Pisapia, stava in tutte e due le leggi delega di riforma del codice di procedura penale, però appunto autorevolmente si disse, ma ciò va contro la dignità dell'uomo. Anche a me questo non pare, perché nel momento in cui invece si deve approfondire, perché così va il nuovo diritto penale, la conoscenza della persona, diventa fondamentale la perizia criminologica, e non è assolutamente contro la dignità dell'uomo. Secondo ed ultimo rilievo è questo: ma perché non introduciamo, per esempio, limitatamente alla Corte d'Assise, dove lì c'è la possibilità, perché c'è, questa strano, questa la Corte mista, no? C'è giudici popolari e giudici togati, non c'è la giuria popolare distinta dai giudici togati come era nel codice di procedura penale previgente a quello del 30. Perché non introdurre una sorta di giudizio bifasico, come avviene negli Stati Uniti d'America, dove la giuria stabilisce, ma attraverso tutti questi nuovi strumenti, perizia psicologica, criminologica, personologica, eccetera, la colpevolezza o l'innocente. Il giudice si limita poi a stabilire la pena che però deve avere una funzione, secondo me, assolutamente di pena medicinalis e non certamente di pena retributiva. Grazie per l'attenzione.
Grazie a te, Adelmo. Mi sembrano due spunti interessanti, sia quello relativo allo, tra virgolette, sdoganamento della questione che da tempo si discute della rilevanza delle perizie sulla personalità del soggetto, e anche questa della distinzione tra fase, diciamo, di accertamento della responsabilità e fase invece del sentencing, cioè quella della pura comminatoria penale, della commisurazione della pena. Sono delle prospettive, secondo me, pure queste che vanno analizzate e potrebbero essere prese in considerazione. Io chiederei, se qualcun altro vuole intervenire, ho visto che ha seguito con molta attenzione il professor Eusebi, gli passo senz'altro la parola. Lui si è a lungo occupato di temi che tangenzialmente hanno occupato insomma tutto il nostro pomeriggio di riflessione. Prego, Luciano, grazie di essere intervenuto. Microfono. Grazie, sono soltanto due annotazioni che si aggiungono a un saluto e un ringraziamento al professor Piva. La commissione ASN, dove ero coinvolto io, gli fece fare con molta stima il primo passaggio, oggi ha potuto fare il secondo, ne siamo tutti molto contenti. Grazie soprattutto per il lavoro svolto. Io vorrei ampliare di un poco la prospettiva, senza poter dare ovviamente una risposta, in questo senso. L'esigenza di evitare che accogliendo questi stimoli che non si possono rimuovere, si rimanga sempre in un'ottica manichea, cioè o la persona è imputabile o non è imputabile, o ci sono delle scusanti che comunque escludono la punibilità o non ci sono. Il problema però riguarda anche le situazioni intermedie, che poi sono la gran parte delle situazioni, cioè la complessità delle situazioni che condizionano, che influenzano, che incidono, riguarda anche la normalità dei comportamenti. Anche la persona rispetto alla quale non escludiamo che mantenga una dominabilità, ecco, se non vogliamo parlare di rimproverabilità, e quindi senza andare, come dire, nel moralistico, ecco così. E allora il tema si raccorda, e qui mi taccio, con modalità sanzionatorie che debbano diventare diverse da quella grezza detentiva che può rimanere quando davvero c'è un collegamento forte con la criminalità organizzata, un pericolo forte di reiterazione, ma soprattutto dobbiamo avere modalità di risposta al reato che, anche quando puniamo, si facciano carico di questa complessità. È un cammino difficile, è un cammino che tutti coloro che, un po' come me nel mio piccolissimo, abbiamo cercato di sostenere la diversificazione dell'apparato sanzionatorio, abbiamo cercato di sostenere lo spazio di un percorso prescrittivo, ecco perché è solo in percorsi di questo genere che si può tenere conto della complessità. Ovviamente con questa osservazione non ho risolto assolutamente nulla, ma mi piaceva porre questa sollecitazione. L'altra annotazione, molto, molto piccola, il professor Strata non può ricordarselo perché era una piccola cosa, o forse sì, ecco, circa 15 anni fa partecipò a un convegno che organizzai io, ne venne anche fuori un libro con una sua bella relazione su dinamiche dell'abolizione e libertà. Ecco, io continuo a dire, abbiamo fatto anche la settimana scorsa in Università Cattolica una riflessione sugli esperimenti di Libet e quant'altro. Io continuo a dire sommessamente che non sono molto impressionato dal fatto che
mi possa rendere conto un attimo dopo che il potenziale di azione è già iniziato, perché quello che mi intriga è sapere perché nel mio cervello la decisione è stata assunta. E tutto sommato sarei un po' cauto a immaginare che il mio cervello sia soltanto il ricettacolo di dinamiche, di automatismi che non sembrano corrispondere alla complessità degli atteggiamenti e alle diversità delle scelte umane. Ecco, forse c'è davvero ancora tanta complessità che ci dovrebbe mantenere un po' cauti nella scelta di fondo relativa alla spiegazione del nostro agire, ed è anche forse questa dimensione di relatività che deve guidare un poco anche il giurista, ma ripeto, offrendo sempre dei percorsi che pur nella loro relatività non sfuggano alla complessità e non ritengano di poter risolvere la cosa soltanto secondo la logica binaria, o punisco o non punisco, ma nella misura in cui punisco allora non tengo più conto di nulla. Certo, capisco che potrebbe diventare anche un alibi, non arrivo a rinunciare alla punizione, ma gli do una punizione un po' più umana. Sì, ecco, però credo che il problema si ponga. È un po' come quando nella commissione Pisapia, di cui facevo parte, ci si chiese se lasciare in vita il vizio parziale di mente, e si disse: ma dal punto di vista teorico è una cosa un po' strana, dal punto di vista pratico quantomeno può consentire, in alcuni casi in cui non si escluderebbe l'imputabilità, di definire un percorso sanzionatorio meno drastico. Ecco così. Vi ringrazio molto per la pazienza che avete avuto con me. Grazie, grazie Luciano. Di recente il professor Rosebbi aveva fatto delle ricerche appunto sul tema di pena prescrittiva. Mi sembra che anche da questo punto di vista ci siano delle possibili sviluppi interessanti. Io, se non ci sono altri interventi, passerei immediatamente la parola al professor Amato, che ringrazio per essere stato qui con noi, che aver atteso tutto pazientemente tutto questo tempo del nostro dibattito. E gli passo senz'altro la parola per una valutazione panoramica conclusiva di queste nostre riflessioni di oggi. Grazie professore anche per la sua disponibilità, la sua pazienza. Sì, no, meritava ascoltare con pazienza. Non mi aspettavo che alla fine mi diceste che si sposano, ovvero che non si sposano. Questa storia non ha una fine, né un lieto fine, né un fine non lieto. È chiaramente una storia che continua. Io conosco Pier Giorgio Strada, credo, da più di tutti voi. Eravamo compagni di collegio insieme a Pisa nei tardi anni 50. Ha cominciato a terrorizzarmi con le conclusioni a cui giungeva attraverso le neuroscienze, fortunatamente molto più tardi, però mi ha fatto capire che c'è una distanza ancora che dobbiamo coprire tra i concetti di cui ci occupiamo e di cui ci avvaliamo nell'ordinamento giuridico e acquisizioni di cui bisogna tener conto ad un certo punto. Io ho solo la speranza che approfondendo non si arrivi proprio alla conclusione alla quale lui è già arrivato. La colpa non è mia ed è del mio cervello. Perché se io devo arrivare alla conclusione, a questa stessa conclusione,
sono costretto a dire, come responsabile del governo della società, come tutti lo siamo, è peccato per te che il tuo cervello sia dentro la tua testa e quindi io, per fare i conti con tuo cervello, li devo fare con te. Scusami tanto, ma in galera ci vai tu. Beh, l'unico modo di metterci il tuo cervello, che posso fare, insomma, no? Ma questo alla fin fine lo ammette anche lui quando dice la pena ci vuole. Certo, io vi dico la verità, la faccio brevissima perché a quest'ora i cristiani, anche i non cristiani, hanno diritto di uscire dai webinars. Io dalle neuroscienze ho imparato molto, sapete quando? Quando mi sono occupato intensamente, poi ho continuato comunque a farlo, di diritto dell'economia, perché anche il diritto dell'economia, non meno del diritto penale, almeno in linea di principio, è fondato sull'idea dell'uomo razionale, delle scelte umane come scelte razionali. L'homo economicus è un uomo che fa scelte razionali. Sono state le neuroscienze che ci hanno aiutato a capire che non è così e quindi ci hanno aiutato a cambiare anche la legislazione economica, che è fatta quasi tutta di incentivi e disincentivi nei confronti di comportamenti umani che si vogliono o promuovere o evitare. E quasi tutti questi incentivi e disincentivi, prima dell'apporto delle neuroscienze, erano fondati sull'ipotesi fallace che le scelte umane fossero razionali. E quindi io offro a te la cosa più conveniente dal punto di vista razionale, ma se tu non l'hai mai fatta, le neuroscienze mi spiegano che tu davanti a questa novità ti comporterai come la persona di cui ti fidi di più. E quindi farai valere un rapporto di fiducia con un altro anziché la valutazione razionale dell'offerta che ti viene fatta. È uno degli esempi più chiari della distanza provocata dall'atteggiamento individuale, appunto, eccetera. Mi fermo qua. Ora, cambiare la legislazione di incentivo seguendo le neuroscienze è più facile che cambiare il diritto penale seguendo le neuroscienze. Questo è il vostro e anche il mio problema. Per cui ci andiamo più cauti e evitiamo sperimentazioni troppo azzardate, perché ne va di mezzo il governo della società. In effetti, insomma, nella giurisprudenza di cui sono partecipe alla Corte, noi stiamo cercando di rimuovere tendenzialmente tutte le presunzioni assolute per rimettere al giudice la valutazione del caso di volta in volta, no? E quindi non è che debbono esserci casi in cui la recidiva impedisce sempre di tener conto delle attenuanti, vediamo caso per caso come si mettono aggravanti e attenuanti, lo deve decidere il giudice. E non c'è dubbio che se mai arriverà davanti a noi quel nuovo articolo 55, l'uso del verbo sempre di sicuro sarà problematico, potrà essere una delle ragioni per cui una questione possa essere sollevata davanti alla Corte. Poi la Corte potrà valutare se è comunque un bilanciamento che il legislatore discrezionalmente ha ritenuto di fare, ma ecco, è così. Ora, questo portare tutto verso il giudice è chiaro che poi spinge verso che cosa? La discussione di oggi non poteva non metterlo in mente a me. Qualcuno arriverà a sollevare la questione sull'articolo 90. Perché l'articolo 90, ancorché smentito dal delitto d'onore e da tante altre cose, insomma, come giustamente qui è stato osservato, intende
instaurare, era instaurata una presunzione assoluta di non rilevanza degli stati emotivi, passionali, eccetera. Qualcuno ce la porterà davanti. E quel giorno, ecco, cercherò la registrazione di questa discussione di oggi per vedere come potremmo cavarcela. Io tendo a ritenere che sia difficile non aprire la porta agli stati emotivi e passionali. Credo che sia una strada artificiosa in realtà, ma era l'unica che la Cassazione poteva seguire, quella di dire ma hanno rilievo quando assumono le caratteristiche della patologia, perché qualcosa che le neuroscienze ci insegnano e che ce lo insegnano già ora senza diventare tutti autobrasiliane, l'ho già detto Pier Giorgio Strada, senza diventare tutti autobrasiliane, è che questi stati in realtà incidono nella normalità. Non è che io posso dargli rilievo solo quando sono talmente anormali da poterli considerare patologia. E non voglio fare il Foucault e discettare sulla linea di confine tra normalità e anormalità, fisiologia e patologia, no, è proprio così. Ma allora dovremo entrare in questo dannato rapporto tra la mens e la res, cercando evidenze anche empiriche che dimostrano che la mens non è sempre la esecutrice di ciò che le sinapsi hanno messo insieme e che portano la res a reagire in un certo modo. Faccio un unico esempio e mi fermo qua e invito Pier Giorgio Strada non a rispondermi ma a rifletterci nei prossimi 60 anni e insieme vivremo i prossimi 60 anni magari vivendo una stagione in parte diversa. Per quale motivo capita che se la pena è eseguita con modalità corrispondenti ai percorsi riabilitativi che abbiamo cercato di inventare, la recidiva scende moltissimo rispetto ai casi in cui questo non è accaduto? Questa è una domanda la cui risposta dimostra che lavorando sulla mens magari si riesce a modificare anche il modo in cui funziona la res, può darsi, ma è un dato di fatto che vi sono persone le quali attraverso percorsi riabilitativi, certo, realizzati nel corso della pena, escono modificate rispetto a come erano, soprattutto sotto il profilo della disponibilità, della propensione a commettere reati. E questo l'abbiamo fatto e lo facciamo non da neurochirurghi che intervengono sulla res e spostano i neuroni, ma lo facciamo lavorando chiaramente sulla mens. Mi fermo qua dicendo che noi esseri umani davanti alle neuroscienze abbiamo ancora la speranza di poter esercitare per il bene e per il male la nostra libertà e su questa in parte vorremmo contare anche per il futuro. Pronti, devo dire la verità, una volta che abbiamo le certezze necessarie a modificare anche la normativa. Qui c'è una cosa che Piva dice giustamente nel libro, carichiamo tutto sul giudice, è stato detto anche in questa discussione nel 133 e sarebbe quasi inutile elencare tutto quello che ci sta dentro, valuta tu tutto quanto quello che riguarda questo caso. Ma non avrebbe bisogno anche di alcune priorità, scrive Piva, che toccherebbe al legislatore dargli. Ecco,
Questo è forse lo spunto sul quale si può lavorare per il futuro, perché in una risistemazione legislativa approfondiamo quello che le neuroscienze ci dicono, ma allo stesso tempo teniamo conto anche di ciò che esse non spiegano. E a Dio piacendo c'è qualcosa che è ancora spiegata dalla libertà di scelta più che non dal determinismo della res. Buona serata a tutti. Grazie professore per tutta una serie di notazioni, anche di spunti relativi alle possibili prospettive di giudizi di costituzionalità di norme come l'articolo 55, molto controverse, che sono state introdotte di recente, la questione sempre viva della profili di incostituzionalità o meno dell'articolo 90, questa norma di sbarramento, come anche la definisce Daniele Piva nel suo volume, che ovviamente irrigidisce molto tutto l'apparato decisionale in ordine alle questioni di cui abbiamo parlato. Io vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, ho visto che partecipanti sono vari colleghi, non posso salutarli tutti. Mi fa piacere se dopo questo pomeriggio di riflessione, me passo a me personalmente, siamo più consapevoli, più arricchiti su un tema che secondo il mio punto di vista costituirà una base di confronto e di crescita anche del sistema penale e di giustizia, che mi auguro possa investire un po' tutto il sistema penale. Ringrazio tutti quanti coloro che sono intervenuti, i relatori, e spero si possano ripetere iniziative come quella di oggi per cercare in qualche modo di alimentare un dibattito tra dottrina e giurisprudenza che sia proficuo per tutto il sistema. Grazie ancora a tutti quanti e auguro una Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie di cuore, davvero. Grazie.